giorno del martire di Cristo, del difensore della fede. Oggi è il giorno dedicato a San Sebastiano ed Acireale è pronta a festeggiare il compatrono della città. Bentrovati cari amiche e cari amici con la diretta della festa di San Sebastiano. Purtroppo il tempo non ci sta aiutando in questa giornata, già da questa mattina la pioggia è insistente e su Acireale. Siamo qui in compagnia per le prime fasi della festa di San Sebastiano, siamo in attesa dell'apertura della cappella, dicevamo siamo insieme a Don Orazio Barbarino, parroco a Linguaglossa. Ben trovato Don Orazio. E insieme ad Andrea Romeo, vicepresidente dell'Azione Cattolica Giovani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Don Orazio, siamo pronti per assistere a questo momento così suggestivo, così importante per la comunità di Acireale, l'apertura della cappella e l'incontro col protettore, San Sebastiano. Bene, mi pare che proprio a partire da oggi si ripete un grande miracolo. La città vive un momento importante, è come se attraverso questa giornata, questo evento, la città rivive il suo patto, la sua storia, rivede il momento forte della sua vita. E questo mi fa dire che una città senza il santo patrono, il santo protettore, è una città vuota. Un paese che non riesce ad immaginare né il suo presente, né il suo passato, né il suo futuro. Ecco, ci ritroviamo qui insieme a rinnovare la vita, a guardare con fiducia il presente verso un cammino che San Sebastiano ci indica, una strada che tutti noi dobbiamo percorrere. Andrea, la religiosità popolare è un momento di unione. Oggi un giorno importante per Acireale. Sì, assolutamente. Oggi, stando davanti alla cappella, nel proseguo di quella che è stata la notte sacra di San Sebastiano, questa bella iniziativa per tenere, come anticamente si faceva, la basilica aperta durante la notte per la preghiera, abbiamo potuto constatare appunto l'unione che genera questa festa, come ogni momento di festa, perché a prescindere dalle condizioni sociali, dalle difficoltà, tutti i giovani di Acireale, tutti i cittadini di Acireale, ma soprattutto tantissimi giovani, eravamo ai piedi della cappella per aspettare appunto quello che è il momento principale che dà avvio, possiamo dire, alla giornata di oggi, alla festa, quello per rivedere il volto di San Sebastiano, in cui tutti noi naturalmente ci rispecchiamo. E quindi, spinti dalla stessa devozione, spinti dalla stessa forza, siamo tutti lì davanti alla cappella ad aspettare questo momento. Quindi è un momento che va oltre anche la semplice religiosità, va anche oltre la fede. È un momento che, come per il Natale e pochi altri momenti durante l'anno, è un momento in cui la città tutta si ferma e si riunisce. Siamo collegati anche in streaming su Facebook e su YouTube e quindi siamo in questo momento collegati con tutto il mondo. E allora salutiamo la nostra collega Lucia Seminara che ci parla dei collegamenti in questo momento su Facebook e su YouTube. Ciao Lucia. Buongiorno a tutti, sono le 6:54 di questo lunedì 20 gennaio e già in tanti siete connessi sulla nostra pagina Facebook, che ricordiamo che è Tenespresso Channel-TG Reporter, da dove potete seguirci e la nostra diretta con i momenti più importanti della festa di San Sebastiano. Già in tanti ci state seguendo e già state anche commentando la nostra diretta, come Giuseppe Marano, che ci saluta da Salerno, e poi Paolo Fraschini che ci segue come ogni anno dalla Svizzera. In tanti già ci avete chiesto, anche a partire dalle 6 di questa mattina, da dove potevano seguire la nostra diretta, e allora vi diamo i nostri contatti non solo sul canale digitale 115, ma ci trovate anche sulla nostra pagina Facebook Etnespresso Channel trattino TG Reporter, e poi vi ricordiamo il nostro contatto WhatsApp, che è il 349 850 8509. Lasciateci un commento, un ricordo legato a questa festa che andremo a leggere nell'arco di questa nostra diretta.
Grazie Lucia, adesso un servizio sulla vita di San Sebastiano, così ricordiamo le gesta di questo grandissimo eroe della fede. A tra poco. La vita di San Sebastiano è un misto di romanzo, leggenda e fatti storici realmente accaduti, come spesso accade per i primi martiri della cristianità, la cui vita è avvolta in una cortina di mistero. Sebastiano, secondo Sant'Ambrogio, nasce nel III secolo d.C. a Narbona, in Francia, o a Milano. Giovane e aitante, decide di trasferirsi con la madre a Milano e poi, nel 283, si arruola a Roma nell'esercito di Diocleziano e Massimiliano, diventando un centurione persecutore dei cristiani. Quando viene nominato comandante della prima corte della guardia pretoriana, scopre la fede per Cristo, che non esita ad abbracciare immediatamente. Nell'anno 287 le violente persecuzioni ai cristiani da parte di Diocleziano vedono il neosoldato di Cristo trasmettere fede e speranza ai perseguitati. Marco e Marcellino, condannati a morte, ebbero Sebastiano vicino durante il loro martirio. Tanti miracoli compiuti da Sebastiano in questo periodo. Zoe, moglie di Nicostrato, miracolosamente riacquista la parola, e il governatore di Roma, appreso dello straordinario miracolo, si convertì e liberò tutti i prigionieri. Le persecuzioni di Diocleziano aumentavano proporzionalmente all'aumento dei cristiani, così la stessa Zoe, scoperta a pregare sulla tomba di San Pietro, fu appesa per i piedi. Castulo, marito di Irene, fu sepolto vivo e ancora Marco e Marcellino furono fatti bersaglio delle frecce. Intorno Sebastiano assisteva a uno sterminio, ma per tutti aveva una parola di conforto. La leggenda narra che il vile cortigiano Torquato lo denunciò all'imperatore, accusandolo di essere un traditore perché, in abiti da centurione, assisteva i cristiani. L'imperatore, sentendosi deluso, non esitò a condannarlo a morte per mezzo delle frecce. Come racconta la Passio Sancti Sebastiani, il santo appariva trafitto come un riccio, ma miracolosamente ancora vivo. Alle pie donne, tra cui la nobile Irene, curarlo. Quando il santo fu completamente guarito, fu ricevuto dal Papa Caio, che lo titolò difensore della fede per il coraggio mostrato. I racconti su San Sebastiano narrano un episodio dove è esibito il grande coraggio e la veemente determinazione del santo. Un giorno Sebastiano si appostò nei pressi di un tempio e al passaggio di Diocleziano gli intimò di pentirsi e convertirsi e di non perseguitare più i cristiani. L'imperatore all'inizio ebbe un sussulto in quanto credeva Sebastiano morto durante il martirio delle frecce. Poi furibondo lo condannò a un nuovo martirio, stavolta a colpi di bastone, al quale lo stesso imperatore volle assistere per assicurarsi della sicura morte del santo soldato. Sebastiano morì il 20 gennaio del 286. Il corpo, gettato in una cloaca, fu salvato da Lucina e seppellito nel cimitero Ad Catacumbas, dove oggi sorge la chiesa romana di San Sebastiano fuori le mura. La vita di San Sebastiano è diventata uno degli esempi più illuminati della via che porta a Cristo, e Acireale ha voluto adottare questo grandioso martire riservandogli un posto d'onore nella storia della città. The
Farmacie Reale ti invita a venire in negozio a provare l'incredibile velocità della fibra Giga Network. Porta la tua fattura e ricevi subito un graditissimo omaggio. Vodafone, Corso Umberto 70, Aci Reale. Impreziosiamo i tesori del mare attraverso antiche ricette della cucina casalinga siciliana. Incognito, trattoria di specialità marinare, piatti tipici realizzati esclusivamente su pescato locale, oltre alla carrellata di antipasti, un'autentica sagra di assaggi sfiziosi dal mare. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo, a cena solo per eventi. Incognito, via Giovanni Verga 58 a Cireale. È gradita la prenotazione. Incognito offre con la stessa qualità e con il supporto di eleganti ville, sale per feste o anche a casa vostra, un esclusivo servizio catering caratterizzato anche dai sapori del mare. LLS Pittura e Designer di Luigi La Spina. Accurati lavori di tinteggiatura, opere in cartongesso e effetti decorativi per abitazioni, uffici, negozi e strutture pubbliche. LLS Pittura e Designer lo trovi su Facebook o al 389 346 87 87. Preventivi gratuiti. Per vendere o comprare casa, scegli servizi professionali con alti standard qualitativi, erogati dalle agenzie AZ Immobiliare, formate da un team esperto composto da agenti immobiliari, sempre aggiornati e preparati. Ci trovate ad Acireale, Belpasso, Catania, Mascolucia e Mister Bianco. Per info chiama il nostro numero verde 800 97 41 44 o visita il nostro sito www.azimmobiliare.it. Da 20 anni abbiamo il piacere e la soddisfazione di consegnarvi le chiavi di casa. AR Store è un salotto aperto a tutti gli appassionati di moda e creatività, dove ogni giorno è possibile trovare l'eccellenza nel settore. AR Store sceglie l'anima e la veste in un luogo dove ogni persona è protagonista della storia. AR Store, via Lombardia 43, a Cireale. Ceramiche sanitarie, arredo bagno, rubinetterie e perché? Se volete realizzare ambientazioni particolari e personalizzate, venite a visitare il nostro showroom. Consulenti tecnicamente validi e disponibili vi proporranno le giuste soluzioni per valorizzare al meglio gli spazi della vostra casa. Arcasa, ceramiche sanitarie, arredo bagno, rubinetterie e perché? Via Giacomo Matteotti 55, circonvallazione di Aci Sant'Antonio. Telefono 095 789 5278. Seguici su Facebook. Studio medico di riabilitazione del dottor Licciardello. Visite fisiatriche, analisi del cammino computerizzata, trattamenti fisioterapici con apparecchiature di ultima generazione, manipolazioni vertebrali. Studio medico di riabilitazione dottor Licciardello, Corso Sicilia 15, Aci Reale. Prenota la visita al 393 02 28 155. Trattoria Vico Proiette, tradizione siciliana e genio creativo, per soddisfare i palati più esigenti. Ambiente accogliente e tranquillo, interno ed esterno nel fresco giardino, adatti ad ospitare banchetti e ricevimenti per ogni tipo di festa, ingredienti freschi e genuini, selezionati in armonia con la stagione e il pescato. Trattoria Vico Proiette, nel centro storico di Acireale, in via Daffnica 88, telefono 095 763 70 43 www.vicoproiette.it. Torniamo in studio in attesa che le porte della Cappella di San Sebastiano si aprano. Siamo ancora qui in compagnia di Don Orazio Barbarino e Andrea Romeo. Don Orazio, oggi il cristiano sente di essere chiamato a imitare quel Gesù che non è venuto per essere servito, ma per servire, così come ha fatto San Sebastiano. Mi sembra questa tua battuta come la cosa più importante da ripetere e da ricordare. Sono passati esattamente 26 giorni da quell'evento grande che è la festa del Natale. È da lì che comincia la grande avventura cristiana. E da questa festa che nasce la comunità cristiana. E
di secolo in secolo siamo chiamati a riformare, a rinnovare la compagnia dei discepoli di Cristo. Ecco, la cosa stupefacente è che dopo tanti anni, dopo alcuni secoli, ci sono dei giovani come San Sebastiano che riprendono il cammino della fede. Ecco, mi sembra questa l'indicazione grande. È bello guardare la festa di San Sebastiano come la festa importante della città. Credo, ma il binomio vero, grande, è il binomio San Sebastiano-Cristo, Cristo-San Sebastiano. Se non si parte da questo binomio, credo si rischia di confondere le acque e di non dire le cose importanti. Per cui mi sento di dire a tutti, ripartiamo da questa amicizia straordinaria, da questa conoscenza che è la conoscenza del Cristo, che rinnova la vita di tutti noi. Fu capace di cambiare, di rinnovare la vita di San Sebastiano, il quale dinanzi ad una proposta fatta dalla Chiesa del Tempo dice: io ci sono, non mi tiro indietro, nemmeno di fronte alle difficoltà. Io vedo nella vita di San Sebastiano una certa scaltrezza, perché riesce a muoversi prima del martirio e prima di essere, come dire, il santo riconosciuto, il discepolo riconosciuto da parte di tutti. Successivamente, come dire, diventerà il martire che non ha paura di affrontare Diocleziano e tutti gli altri. Ecco, io credo oggi, come cristiani, siamo chiamati a vivere con scaltrezza nel tempo presente, valorizzando l'amicizia, le nostre capacità umane, per dialogare con gli altri, soprattutto con i giovani, dicendo loro che la fede non è, come dire, una difficoltà in più nella nostra vita, ma è una grandissima risorsa per immaginare e cambiare la vita di tutti noi, per immaginare una vita diversa anche della stessa città. Io vedrei la festa di San Sebastiano come un grande laboratorio per rinnovare la vita di noi tutti. Abbiamo bisogno di questa festa, abbiamo bisogno di questo momento per ripartire. Andrea, cos'è che porta già da questa mattina, anche tutta la notte, tantissime persone, soprattutto giovani, nella Basilica in attesa di incontrare San Sebastiano? Qualcuno potrebbe dire che si tratta di una tradizione a cui, che è una tradizione a cui tutti sono legati e che si tramanda di padre in figlio. Io ritengo più corretto dire invece che questo è l'esempio forte di San Sebastiano. Quando un giovane, e non solo un giovane, comunque quando una persona, noi tutti ci troviamo di fronte a un esempio così forte, a una testimonianza di vita così forte, a prescindere dal fatto che si tratti di un santo o meno, ecco allora che tutti accorrono. E questo lo abbiamo visto proprio plasticamente anche stamattina nella presenza di tantissimi giovani, perché poi un po' anche la mia generazione viene spesso additata per essere una generazione un po' sterile, eccessivamente attaccata alle realtà virtuali. In realtà lo posso testimoniare perché mi occupo anche dei giovanissimi della mia parrocchia e non solo, con l'Azione Cattolica. Mi rendo conto invece della profondità che c'è, del mondo che c'è dentro ogni persona. Leggevo questo desiderio, leggevo questo ardore, questa passione anche negli occhi dei tantissimi giovani, la stragrande maggioranza a dire il vero, che erano presenti stamattina e che sono ancora lì da tantissime ore in attesa dell'apertura della cappella di San Sebastiano. Sì, Don Orazio, stiamo vedendo in questo momento che si sta concludendo la messa celebrata da Don Vittorio Rocca. Anche questo è un momento così importante per la festa di San Sebastiano. Dopo l'apertura della cappella ricordiamo anche la messa dei devoti, dove tutti i devoti rivolgeranno le loro preghiere al martire. Sì, un momento che, come dire, caratterizza la festa e deve caratterizzare sempre di più la festa di San Sebastiano. Per cui nel momento in cui noi partecipiamo alla messa, si celebra la messa, abbiamo modo di fare un'esperienza viva della nostra fede. Per cui
non è che la giornata di oggi è semplicemente un ritorno al passato o un rivivere un momento folcloristico come un ritorno ad una festa che coinvolge ma senza cambiare la vita. Ecco, ritornando alle fonti della vita cristiana, la prima fonte rimane sicuramente l'Eucaristia, la partecipazione alla Messa, è necessario che da questa fonte ognuno di noi possa rinnovarsi, come dire, avere un legame molto più stretto con San Sebastiano. Cioè io mi faccio la domanda, perché San Sebastiano è riuscito a fare quello che ha fatto? Dov'è il suo segreto? Questa è la domanda che mi intriga. Perché quest'uomo, nonostante le difficoltà del tempo, è riuscito ad essere, come dire, l'esempio per tutti? Ricordiamoci che la chiesa del tempo, quella di San Sebastiano, è una chiesa anche ferita, con problemi. Non tutti aderivano alla fede cristiana. E ci fu, come noi sappiamo, il fenomeno dei lapsi, di quelli che cadevano. Lui al contrario incontrava gli amici e li rincuorava e diceva: bisogna continuare a sperare, bisogna continuare a credere. Io credo forse bisogna ritornare a questa esemplarità di vita di un San Sebastiano che in mezzo ai dubbiosi, alla gente che cerca, e li sprona a non fermare, a non bloccare la propria ricerca umana e spirituale. Per cui, accostandosi all'altare del Signore, partecipando alla Messa, rinnoviamo la nostra vita e riaccendiamo la nostra speranza. Io credo oggi c'è il rischio di vivere, come dire, con le luci spente, con i cuori spenti. È il momento, e questa è la giornata sacra, per riaccendere la nostra speranza. Lucia, quanti collegamenti abbiamo in questo momento? Penso da tutto il mondo, vero? È un momento questo emozionante anche per i nostri utenti che ci stanno seguendo da ogni parte d'Italia, anche del mondo, e che si sono messi in collegamento sulla nostra pagina Facebook Etnespresso Channel trattino TG Reporter. Un momento anche testimoniato dai loro messaggi che ci stanno mandando, dicendoci da dove ci stanno seguendo, e quindi cominciamo a fare un po' questo excursus. Come Sebastiano Torinese, che ci sta seguendo da Padova, Giussi Pagano invece devota da sempre, viva San Sebastiano, e poi Giuseppe Daniela Tomarchio che rivolge a tutti gli auguri a tutti coloro che portano il nome Sebastiano. Mario Aite invece, quindi ci spostiamo dall'altra parte del mondo, ci sta seguendo dal Brasile, dove si trova per motivi di lavoro, e rivolge un saluto alla famiglia e a tutti i devoti. Sara Rigano invece ci sta seguendo dal Belgio. Davide Pappalardo invece ci scrive: oggi sono lontano fisicamente ma pur sempre presente come ogni anno. Simone Andronico invece ci sta seguendo da Pavia, mentre Andrea Panicci da Dortmund. E poi Alfio Danna che augura viva San Sebastiano, e in questo momento è in collegamento da Milano. Vittorio Frizzi invece da Monza, e poi c'è anche chi rivolge una semplice preghiera a San Sebastiano, come Chetti Filetti. E ancora continuiamo a fare un altro giro in Italia e nel mondo, come Carmelo Battiato che ci segue dalla Spezia, Sebastiano Torinese invece ci segue da Padova e augura il buongiorno a tutti noi. E poi Tizi Maugeri che da Milano ci scrive: sono vicina con il cuore al mio santo compatrono ed alla città. Cittadini tutti, viva San Sebastiano. Continuate dunque a seguirci sulla nostra pagina Facebook Etnespresso Channel trattino TG Reporter, ma anche vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro canale digitale il 115. Grazie Lucia, adesso qualche istante di pubblicità, torniamo subito. Padre, Figlio e Spirito Santo. Dorelan Bed a Cireale, esclusivista materassi Dorelan, ti invita a provare l'intera gamma di letti, materassi, reti e guanciali. I nostri consulenti ti guideranno nella scelta più adatta a te.
affrettati! In Viale Regina Margherita 6668 a Cireale. Per info 095 764 98 16. Vieni a scoprire i nostri saldi fino al 29 febbraio. Le bontà della carne porta in tavola l'eccellenza alimentare. Macelleria, salumi artigianali, aperimite, griller a domicilio per feste e ricorrenze. Le bontà della carne è ad Acireale, in Corso Italia 61. Prenota allo 095 764 89 63 e seguici su Facebook e Instagram. Hai bisogno di un'auto di qualsiasi cilindrata o di un furgone? Miami, da noi tutto è più facile. Noleggiamo, senza carta di credito, senza cauzione e a chilometri illimitati. Miami, vieni a trovarci nella nuova sede di Via Vittorio Emanuele 41 a Cireale. Telefono 349 65 26 826. Cereria Gambino, una tradizione dal 1795. La Cereria Gambino propone una vasta gamma di cera, candele e ceroni liturgici. Inoltre è possibile trovare candele artistiche, candele galleggianti, candelotti di varie misure e bicchieri con cera profumata. Cereria Gambino, via Cefalù 26 a Cireale. Ariosto Tolettatura Spa e Pet Shop. Servizio spa con idromassaggio, relax, cromoterapia e aromaterapia. Tolettatura con i migliori prodotti, tra cui Yup, Aries, Special One e Charm Record. Servizio a domicilio express. Ariosto Tolettatura e Spa e Pet Shop. Personale qualificato al vostro servizio da più di 20 anni. Via Marchese di San Giuliano 80, Acireale. Telefono 095 60 55 85 o 347 95 23 105. Sciacca Medical Clinic della dottoressa Marzia Sciacca. Trattamenti di medicina estetica e nutrizione, dermatologia, ecografie, endocrinologia. Sciacca Medical Clinic. Cordialità ed efficienza nella gestione del paziente. Alta specializzazione e professionalità in campo medico e sanitario. Prenota un appuntamento allo 095 28 81 630 o al 377 35 96 989 o vieni a trovarci in via Ingegnere Scalia 52 a Cireale. In un caratteristico vecchio palmento del 1900, elegantemente arredato, le Cantine di Loreto. Il posto esclusivo dove gustare una buona pizza con ingredienti di qualità su farine selezionate o ottimi piatti della cucina siciliana. Antipasti caratteristici, primi e secondi esclusivissimi per gusto. Le Cantine di Loreto è ottimo per banchetti di ogni genere. Compleanni, prime comunioni, cresime, lauree, battesimi. Chiedeteci un preventivo senza impegni. Formuleremo insieme il miglior menù per i vostri ospiti. Le Cantine di Loreto, ad Acireale in via Loreto Balatelle 258. Per info o prenotazioni 335 187 16 82. I piaceri della tavola. La Dolce Vita, comunità alloggio per anziani. Grandi ambienti con tutti i comfort nel centro della città. Parrucchiere, barbiere, estetista, oltre a supporti medici specifici. Assistenza sociale, neurologo, psicologo, psichiatra, cardiologo, fisioterapista. La Dolce Vita è aperta tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, con medico in struttura, servizio ambulanza, prelievi clinici in sede. Il personale amministrativo si occupa del disbrigo pratiche per l'ottenimento della pensione di validità o di accompagnamento, assistendo direttamente gli ospiti in tutte le visite da effettuare. Valuta l'accoglienza anche con reddito o pensione minima e le pratiche medico-legali. La Dolce Vita, ad Acireale, in Corso Italia 84. Telefono 095 52 50 20. Siamo ancora in diretta con la festa di San Sebastiano di Acireale. Come vedete siamo vicini all'apertura della cappella. Don Orazio, la presenza di San Sebastiano accanto a noi e la sua vicinanza è un conforto, soprattutto nei momenti di maggiore bisogno. Del devoto che
fronte al volto di San Sebastiano, rivede la propria vita, la propria storia e perché no anche la storia della propria famiglia, guarda al futuro e credo ricomincia la speranza e la fiducia per noi tutti. È qui con noi in questo momento il decano della Basilica di San Sebastiano, Don Vittorio Rocca. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Don Vittorio, una festa bagnata possiamo dire, ma sempre una grande festa per la Cirale. È chiaro che è sempre una grande festa. Il tempo è un po' disturba, ma ancora vediamo, non è detto ancora l'ultima parola. Aspettiamo ancora un po' per prendere delle decisioni sull'uscita o no, ma in ogni caso già vedere di mattina presto tutte queste persone, che molte delle quali sono già qua di notte, no? Tutta la notte sono rimaste in basilica a pregare, beh, questo è un grande già spettacolo, un grande spettacolo. Don Vittorio, la festa di quest'anno è anche in preparazione della grande festa del prossimo anno, in occasione dell'anniversario dell'inizio della devozione per San Sebastiano, che risale a più di mezzo millennio. Sì, questa è l'ultima scoperta che abbiamo fatto grazie al nostro storico locale a Sarobella. Pensavamo che i primi documenti ufficiali fossero risalenti a 450 anni fa, invece adesso abbiamo la certezza che già 500 anni fa si parla di San Sebastiano da Cirale, quindi mezzo millennio di devozione è qualcosa davvero che ci dice quanto sia radicata la devozione del santo in questa città e come sia stata sempre trasmessa da generazione in generazione, quindi vivere anche un momento giubilare credo che sia necessario, importante e significativo. Don Vittorio, la Cappella del Santo costituisce il cuore pulsante della devozione per San Sebastiano. Tra poco assisteremo all'atteso incontro. Sì, è certamente uno dei momenti più emozionanti della festa, dove veramente le persone si sciolgono. Poco fa sentivo le parole del canonico Barbarino ed è vero, perché chi come me poi si trova lì in mezzo e vede quella marea di volti si rende conto davvero in quel momento quanti sentimenti stanno vivendo, quale attesa vi sia per incontrare lo sguardo, il volto di Sebastiano. Credo che sia come quando due innamorati sentono la loro mancanza e finalmente si possono rivedere, si possono riabbracciare. Credo che sia questa un po' l'immagine che possa guidarci. Allora, Don Vittorio, noi l'aspettiamo ancora qui in studio per avere delle notizie certe sulla continuazione della festa di oggi. Sicuramente. Buon proseguimento di giornata e buona festa a tutti. Bene, allora Don Orazio, San Sebastiano ci chiama a compiere la missione dell'annuncio in una maniera pubblica, forte, decisa. Penso che questo legame, annuncio forte e San Sebastiano, mi sembra un binomio sicuro, certo, fermo, perché è, come dire, è il soldato che difende, è la persona chiara, schietta, che non ha paura di dire quello che pensa, quello che vive. E mi ricordo di una frase di Sant'Agostino, il quale diceva: nelle nostre mani noi teniamo i libri, i codici, però davanti a noi stanno i volti. Ecco, non si può vivere solamente di libri, di social, ci vogliono i volti, ci vogliono le vite. E se oggi noi siamo in crisi, credo, è perché manca la figura del maestro, manca la figura del santo, si può dire. Ecco perché è bella la festa di oggi, perché mi fa riflettere, o ci deve far riflettere, lungo la nostra vita, come dire, nei giorni che si susseguono durante l'anno, abbiamo modo di meditare sulla vita, sull'andamento della vita nostra, e credo avanza il vuoto, avanza il deserto, e la giornata di oggi mi dice che abbiamo bisogno di appuntamenti forti, abbiamo bisogno di un'apertura della cappella dove ognuno di noi possa vedere il punto di riferimento. Allora io direi a tutti
non blocchiamo questa giornata. Qual è la cosa che mi fa molto riflettere? Che finita la festa, a volte si dimentica, come dire, quell'esperienza fatta. Non hai il potere di cambiare la vita di tutti i giorni. Io credo questa è la grande nostra scommessa, da parte nostra, dei preti, dei laici, dell'Azione Cattolica e di tutti, fare in modo che la festa di San Sebastiano sia un ritorno alla fede cristiana, un ritorno all'annuncio del Vangelo. Adesso seguiamo insieme gli emozionanti momenti dell'apertura della cappella e noi torniamo tra poco.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. San Sebastiano, ecco il tuo popolo. A Cireale, ecco il tuo San Sebastiano. Siamo oggi nel 20 gennaio 2020, del 2020, una data particolare che ci ricorda ancora di più il legame con San Sebastiano. I nostri occhi lo hanno rivisto, ci siamo nuovamente incontrati con lui che è il testimone di Cristo, il martire che ha dato la sua vita per amore. Allora vogliamo pregare per tutti coloro che si trovano nella sofferenza, nella difficoltà, nel bisogno, soprattutto per i malati, per tutte le persone che noi conosciamo e che abbiamo nel cuore. Mi hanno chiesto una particolare preghiera per una bambina, Luce, che è malata di leucemia. Per tutte le persone che davvero in questo momento si trovano in difficoltà, per chi ci segue da casa, per gli anziani, per chi si trova in ospedale, per tutti loro vogliamo adesso rivolgere il nostro sguardo al glorioso martire Sebastiano, perché ci aiuti ad affrontare tutte le difficoltà, a superare tutte le prove, a superare le nostre paure con fiducia. Allora vi invito adesso a un attimo di silenzio, facciamo parlare soltanto il nostro cuore, facciamo parlare soltanto i nostri occhi. A te, glorioso martire Sebastiano, sono rivolti oggi i nostri sguardi, le nostre speranze, le nostre attese. A te, che da mezzo millennio, da quasi 500 anni, vegli su questa città, sulle nostre famiglie. A te che hai vinto ogni paura. A te che ci indichi la strada del Signore, noi oggi, ancora una volta, vogliamo a te legarci, sicuri che la tua strada è la strada, quella vera, quella giusta, quella bella. Tu non ti sei mai dimenticato del tuo popolo. Il tuo popolo è qui, ancora oggi, ai tuoi piedi, a ringraziarti, a pregarti, a fare in modo che questo rapporto tra Cireale e Sebastiano continui e si trasmetta di generazione in generazione. Siamo qui ai tuoi piedi per dirti grazie, per dirti continua a darci il coraggio di vivere, continua a darci la forza per attraversare questa vita in attesa di incontrarti nella vita beata, nella vita eterna,
nella vita senza fine. Devoti, non siamo muti. Dell'apertura della cappella e dell'incontro dei devoti con San Sebastiano. Don Orazio, dicevamo prima, è un momento molto importante, ma cosa dice oggi San Sebastiano al popolo dei devoti? Io credo è un invito forte a cambiare la propria vita, a dare una grande speranza. Questi sono gli anni, come dicevamo prima, del grande deserto, del gelo che scende, dei rapporti che si spezzano continuamente. Abbiamo bisogno, come dire, di una grande risorsa, di una grande esperienza, e credo la festa di oggi ci apra alla speranza. Non ci sono parole, credo, per commentare la festa di oggi, c'è semplicemente di gioire. Credo bisogna rallegrarsi per questo spettacolo della gente che tira fuori quello che c'è dentro, non ha paura di piangere, di raccontare la propria vita, ma senza scrivere libri si diventa un libro vivente. Mi sembra che la cosa bella è che noi oggi abbiamo la possibilità di leggere libri, ma credo oggi Acireale stampa il suo libro in diretta. Ed è il libro più bello che possa scrivere. Ci auguriamo che questo libro possa essere letto giorno dopo giorno, non soltanto il 20 di gennaio. Lì ci sono scritti i nostri destini, il destino dei giovani come anche degli anziani. C'è una grande risorsa. E mi piace fare un collegamento con la bellezza della Chiesa, della Basilica di San Sebastiano, che è un invito a rendere bella anche la nostra vita. E vorrei anche lanciare questo tipo di iniziativa, una proposta: impegniamoci a rinnovare, a ricostruire da capo le nostre comunità, così come dopo il terremoto del 1693 le nostre comunità hanno avuto la forza di ricostruire. Credo oggi, con tutti i terremoti che noi abbiamo sul piano politico, amministrativo, culturale, dobbiamo avere la forza, sull'esempio di San Sebastiano, di ripartire da capo e di ricostruire non più le chiese di un tempo, ma la chiesa viva fatta di ciascuno di noi, con rapporti sinceri, veri. Le strette di mano debbono essere vere, schiette, una parola franca come quella di San Sebastiano. Andrea, il tempo della festa è l'occasione per riflettere sul significato della vita e sui suoi valori reali. Sì, sicuramente, perché non tanto perché semplicemente appunto l'occasione della festa, quanto appunto perché è la festa di San Sebastiano. Anche stamattina abbiamo riflettuto con i giovani presenti proprio sul valore della vita, perché in realtà sembra un paradosso, no? La vita dei santi, la vita dei martiri. Sembra che questi abbiano disprezzato la vita, e tra l'altro anche nel Vangelo si legge che chi ama la propria vita non la salverà, e viceversa. In realtà non è un invito ad odiare la propria vita, è un invito più che altro ad uscire da noi stessi e a mettere al centro dell'attenzione l'altro. E questo è il significato del messaggio evangelico, perché nell'altro troviamo Cristo. È quello che ci dice appunto la stessa parola di Dio, no? Quando si dice: quando avrete dato da mangiare ad un affamato, eccetera, lo avrete fatto a me, dice il Signore. E questo è quello che è l'invito che ci fa San Sebastiano, che non va di nuovo dall'imperatore perché disprezza la propria vita, perché non gliene frega nulla. Sebastiano sicuramente amava vivere, Sebastiano aveva pietà per gli altri, andava a seppellire anche i defunti cristiani, fu scoperto proprio anche per questo la sua fede. Non è un invito invece a vivere la vita in pienezza. Io immagino che
tanti sono i giovani che ci seguono da fuori perché sono purtroppo costretti a lasciare la nostra terra, sono tantissimi per motivi di lavoro. Tanti sono quelli che sono riusciti a tornare, tanti sono quelli che sono qui ma che non hanno un'occupazione, comunque non hanno idea di cosa fare della propria vita. Io sono certo che oggi San Sebastiano sta dicendo a tutti i giovani in occasione della festa: giovani acesi, prendete in mano la vostra città, prendete in mano il vostro futuro, rendete bello il luogo in cui vivete, rendete bella la vostra vita. Tra l'altro mi ricollego anche a questo perché proprio sempre con i giovani devoti avremo un altro momento che ormai per tradizione entra nel programma della Basilica, che è quello della veglia dei giovani devoti, che si terrà come tradizione appunto il 26 gennaio sera alle 20:30, organizzata dal settore giovani dell'Azione Cattolica. E ne approfitto anche per fare gli auguri ai nuovi canonici, tra questi altri due assistenti dell'Azione Cattolica, quindi insieme a Don Vittorio che è l'assistente generale, l'assistente unitario dell'Azione Cattolica diocesana, abbiamo anche l'assistente dell'ACR Don Mario Camera e l'assistente del settore giovani di mia appartenenza Don Giuseppe Pavone. Naturalmente mi unisco anche a loro, si uniscono anche gli auguri per Don Roberto Fucili. Lucia, abbiamo dei messaggi dei nostri telespettatori? Tanti sono coloro che stanno volendo condividere con noi questo momento intimo che abbiamo visto poco fa, rivolgendo una preghiera soprattutto a San Sebastiano, e andiamo a leggere di fatti dei messaggi che ci hanno mandato al nostro numero, il 349-850-8509, come ad esempio Concetta che da Varese ci scrive e ci ringrazia perché attraverso questa diretta si sente più vicina a noi. Scrivo questo messaggio con le lacrime, mi emoziona tantissimo rivedere San Sebastiano. Viva San Sebastiano, proteggici o nostro capitano e proteggi i miei figli. Non è solamente Concetta da Varese che rivolge una preghiera a San Sebastiano per i figli, ma sono anche altri, come Loredana che rivolge una preghiera a San Sebastiano per il marito che si trova a Milano in questo momento per lavoro, mentre da Rimini un altro spettatore che rivolge una preghiera ai figli e ci scrive: San Sebastiano, proteggi sempre la mia famiglia e soprattutto veglia sempre sulla mia piccola Nelly, oggi non potrò essere lì ma sarò presente per l'ottava. Ed ancora sul nostro contatto WhatsApp 349-850-8509 un altro nostro web spettatore che scrive: San Sebastiano, prega per noi che siamo tutti devoti da sempre. Proteggi sempre mio figlio e ascolta le mie preghiere. E continuate pertanto a seguire questa nostra diretta scrivendo un vostro messaggio con una preghiera, come state facendo in questo momento anche sulla nostra pagina Facebook e Tenespresso Channel trattino TG Reporter. Grazie, grazie Lucia. Noi ringraziamo Don Orazio Barbarino di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Io ringrazio voi per questa grandissima opportunità, perché non è tanto parlare, comunicare ad altri delle cose che, come dire, non ci toccano. Ho detto, si rimane emozionati. L'esperienza di oggi, la festa di oggi, è come un ripartire anche per me e per noi tutti. Non vogliamo, almeno da parte mia, non si tratta di commentare qualcosa che non mi riguarda, è qualcosa che è scritto dentro la mia vita. Ho passato tanto tempo anche attorno alla Basilica e mi sento legato come una pianta si sente legata alla terra con le proprie radici, per cui vi ringrazio per questo ritorno alle radici, alla vita vera di ciascuno di noi. Ringraziamo anche l'avvocato Andrea Romeo. Ancora non avvocato, ma spero, insomma. Benissimo, io sono portato avanti. Allora. Lo prendo come un augurio, ovviamente. Grazie, certo. Grazie mille a voi per il servizio che rendete alla città e buona festa di San Sebastiano a tutti. Bene, adesso qualche istante di pubblicità e torniamo subito. Osteria con Pizza Quattro Archi. Tradizioni e identità culturali si fondono con il rispetto dell'ambiente. Ai Quattro Archi è di casa la filosofia Slow Food, dove le materie prime locali sono in linea con le stagioni e il territorio. Ai Quattro Archi, a Milo, in via Francesco Crispi 9, telefono 095 95 55 66.
Grazie all'alta preparazione dei nostri professionisti specializzati e alle tecniche innovative, lo studio di fisioterapia e riabilitazione Precors dei dottori Pricoco e Corsaro cura il recupero totale delle funzionalità e del benessere fisico del tuo corpo. Le strutture dispongono di una palestra di riabilitazione e potenziamento funzionale e posturale. Gli strumenti utilizzati: la Tecar terapia, laser terapia, ultrasuoni, onde d'urto e strumenti per il raggiungimento di benefici per i dolori articolari, osteoarticolari, lombari, dolori cervicali e post-traumatici. Studio di fisioterapia e riabilitazione Precors. Via Kennedy 54 a Cireale. Telefono 379 1165 702. GS Caffè, il piacere di un buon momento di pausa, per un'ottima colazione, uno spuntino, un dolce. GS Caffè ora è nei nuovi locali di via Riccardo Wagner 18 a Cireale. Tutti i giorni pregiata produzione di pasticceria con lavorazione artigianale diretta, gustosissima tavola calda, ottima gelateria. GS Caffè, da 25 anni solo il meglio, anche con servizio catering per qualsiasi momento da festeggiare. GS Caffè, per info 095 60 45 16. Pizzeria Bella. La storia continua. Con la stessa maestria nella lavorazione della pasta, la selezione degli ingredienti sempre genuini e la cottura nel forno a pietra. La Pizzeria Bella di Carmelo Bella continua ad offrire ad Acireale il piacere della pizza. Solo alla Pizzeria Bella, specialità pizza spezzettata. Pizzeria Bella, via Vittorio Emanuele 217, Acireale. Pizzeria Bella, una lunga tradizione di famiglia. Tony e Luca Conciature nel centro storico di Acireale, tra il barocco e i campanili. Ad accoglierti un ambiente confortevole fatto di stile e cura dei particolari. Vieni a trovarci o prenota online il tuo appuntamento su www.tonieluca.com. Tony e Luca Conciature, via Marchese di San Giuliano numero 78. Leo Frutta, da oltre 30 anni nel settore ortofrutticolo, offre una vasta gamma di prodotti delle migliori marche disponibili nei migliori punti vendita della vostra zona. Richiedi al tuo rivenditore di fiducia i prodotti a marchio Leo Frutta. Le mele con il bollino Melody, i Puma da Zupippinu. Ci trovate presso il MAS, Mercato Agroalimentare, box 5657, Catania. Noleggia con Brio. Felici di scegliere l'auto, la moto, il furgone. Senza carta di credito, nessuna cauzione, chilometraggio illimitato. Auto noleggio Brio. Massima garanzia sui mezzi sempre controllati e ricondizionati. Auto, moto, furgoni, pulmini 9 posti. Via Salvatore Vigo 173 a Cireale. Per info 095 286 56 39. Noleggio auto giornaliero da 35 euro. Siamo tornati in diretta con la festa di San Sebastiano di Acireale. Sono qui con noi Turi Leotta, il mastro di vara, e Alfio Amas, il rappresentante dei devoti. Allora, signor Leotta, oggi è una giornata particolare per Acireale, ma abbiamo visto che già da questa mattina c'è pioggia e quindi difficilmente San Sebastiano oggi potrà uscire, ma sapremo di più tardi. Più tardi, verso le 9, prenderemo la decisione con la pubblica sicurezza, le forze dell'ordine,
sicuramente con questo maltempo che c'è, perché alle 10 porta di nuovo il 90% d'acqua, cioè sicuramente che non si uscirà. Però alle 9 sappiamo la notizia confermata anche per il giorno che dobbiamo uscire. E si prevede quale giorno potrà essere? Dovrebbe essere il sabato, che porta buon tempo, diciamo nuvoloso, non porta pioggia. Alfio, abbiamo assistito poc'anzi all'apertura della Cappella di San Sebastiano, è stato un momento molto coinvolgente per tutti i devoti. Sì, sicuramente è un momento molto toccante, emozionante, perché dopo un anno ci aspettiamo quella porta che si apre più in fretta possibile, perché dopo un anno riabbracciamo il nostro santo con affetto e amore. Signor Leotta, quindi così stante le cose, San Sebastiano non uscirà dalla cappella, rimarrà all'interno, certo, della cappella. Non c'è motivo di darlo fuori sbagliato, se non si fa il giro penitenziario. Quindi il pontificale si svolgerà con San Sebastiano all'interno della all'interno cappella. All'interno della cappella, certo. E vogliamo ricordare gli appuntamenti che ci saranno nella giornata, quindi il pontificale e quindi poi una serie di messe. Una serie di messe tutto continuo, tutta la giornata, fino all'una e poi se ne prenderà alle 4 e fino poi stasera, che poi ci sarà la chiusura della cappella dopo l'ultima messa alle 7, dalle 7, dalle 19. Ma il giorno che sarà spostata la festa di San Sebastiano il programma rimarrà invariato, quindi anche l'uscita rimarrà sempre alle ore 11? Sempre alle 11, si mantiene sempre il programma. Alfio, antica è la devozione per la città, voi io so che già dalla mattina vi alzate molto presto e c'è anche la vestizione dell'abito dei devoti di San Sebastiano. Certo, indubbiamente. Il nostro voto è di affetto, d'amore, ci teniamo, sono i nostri vesti che San Sebastiano ci ha radicato nel cuore. Allora noi ringraziamo il Mastro di Vara, Turi Leotta, ringraziamo anche il rappresentante dei devoti Alfio Amas, adesso ancora qualche istante di pubblicità e torniamo subito. Vodafone Acireale ti invita a venire in negozio a provare l'incredibile velocità della fibra Giga Network. Porta la tua fattura e ricevi subito un graditissimo omaggio. Vodafone, Corso Umberto 70, Acireale. Impreziosiamo i tesori del mare attraverso antiche ricette della cucina casalinga siciliana. Incognito, trattoria di specialità marinare, piatti tipici realizzati esclusivamente su pescato locale, oltre alla carrellata di antipasti, un'autentica sagra di assaggi sfiziosi dal mare. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo, a cena solo per eventi. Incognito, via Giovanni Verga 58 a Cireale. È gradita la prenotazione. Incognito offre con la stessa qualità e con il supporto di eleganti ville, sale per feste o anche a casa vostra, un esclusivo servizio catering caratterizzato anche dai sapori del mare. LLS Pittura e Designer di Luigi La Spina. Accurati lavori di tinteggiatura, opere in cartongesso e effetti decorativi per abitazioni, uffici, negozi e strutture pubbliche. LLS Pittura e Designer lo trovi su Facebook o al 389 346 87 87. Preventivi gratuiti. Per vendere o comprare casa, scegli servizi professionali con alti standard qualitativi, erogati dalle agenzie AZ Immobiliare, formate da un team esperto composto da agenti immobiliari, sempre aggiornati e preparati. Ci trovate ad Acireale, Belpasso, Catania, Mascolucia e Mister Bianco. Per info chiama il nostro numero verde 800 97 41 44 o visita il nostro sito www.azimmobiliare.it. Da 20 anni abbiamo il piacere e la soddisfazione di consegnarvi le chiavi di casa. AR Store è un salotto aperto a tutti gli appassionati di moda e creatività, dove ogni giorno è possibile trovare l'eccellenza nel settore. AR Store sceglie l'anima e la veste in un luogo dove ogni persona è protagonista della storia. AR Store, via Lombardia 43, a Cireale. Ceramiche sanitarie, arredo bagno, rubinetterie e parquet.
Se volete realizzare ambientazioni particolari e personalizzate, venite a visitare il nostro showroom. Consulenti tecnicamente validi e disponibili vi proporranno le giuste soluzioni per valorizzare al meglio gli spazi della vostra casa. Arcasa, ceramiche, sanitarie, arredo bagno, rubinetteria e parquet. Via Giacomo Matteotti 55, circonvallazione di Aci Sant'Antonio. Telefono 095 789 5278. Seguici su Facebook. Studio medico di riabilitazione del dottor Licciardello. Visite fisiatriche, analisi del cammino computerizzata, trattamenti fisioterapici con apparecchiature di ultima generazione, manipolazioni vertebrali. Studio medico di riabilitazione dottor Licciardello, Corso Sicilia 15, a Cireale. Prenota la visita al 393 02 28 155. Trattoria Vico Proiette, tradizione siciliana e genio creativo, per soddisfare i palati più esigenti. Ambiente accogliente e tranquillo, interno ed esterno nel fresco giardino, adatti ad ospitare banchetti e ricevimenti per ogni tipo di festa. Ingredienti freschi e genuini, selezionati in armonia con la stagione e il pescato. Trattoria Vico Proiette, nel centro storico di Acireale, in via Daffnica 88, telefono 095 763 70 43 www.vicoproiette.it. Abbiamo ascoltato le parole del mastro di Vare, del rappresentante dei devoti, quindi quest'oggi San Sebastiano difficilmente uscirà per il giro per le strade di Acireale. Sono qui con noi Don Sebastiano Leotta, parroco a Carubbe a Mangano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben trovato, e il dottor Enzo Coniglio. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, Don Sebastiano, grande suggestione si vive durante l'apertura della cappella, è un momento di grande coinvolgimento che abbiamo assistito insieme a questo momento, è un grande coinvolgimento, dicevo, emotivo per i devoti e per i fedeli. Certo, io arrivavo mentre si apriva la cappella, già dall'esterno della basilica si sentivano le voci esultanti dei devoti che acclamano al nostro santo martire Sebastiano. È un momento tanto atteso, è un momento tanto preparato, in questi giorni anche del Triduo sono stati giorni molto coinvolgenti. C'è stato un evento in modo particolare al quale ho partecipato, quello dell'incontro dei giovani con Don Luca Ramello, che ha visto la partecipazione di tanti giovani, e tanti ancora oggi si avvicinano al nostro santo. San Sebastiano è un santo giovane, un santo per i giovani. È vero, è vero. Enzo, coscienza e comportamento sociale e politico nella Roma imperiale, nel tempo di San Sebastiano, che oggi rivive questo momento. Questo penso che sia un tema fondamentale che vorrei condividere con i miei concittadini accesi, in particolare con i giovani. Sebastiano è un giovane dinamico, determinato, che nasce a Narbonne, una città del sud della Francia che tra l'altro ha le stesse dimensioni ancora oggi di Acireale. Era la più importante colonia romana fuori di Roma, dell'Italia, e questo giovane che fa? Lascia Narbonne, dove sta bene, va a Milano perché vuole studiare, vuole diventare qualcuno, e poi da Milano arriva a Roma dove diventa uno dei capi addirittura dell'esercito che deve difendere l'imperatore. Io allora vorrei dare il primo messaggio a tutti questi nostri amici che dicono di essere devoti di San Sebastiano. Il modo migliore per essere devoti di Sebastiano è avere coscienza di se stessi, come Sebastiano l'ha avuto di sé, avere l'orgoglio e la volontà di riuscire o nella città di origine, Narbonne o Cireale, oppure fuori, anche emigrando, perché oggi, e questa è la coscienza che dobbiamo avere, Acireale è il mondo, come abbiamo visto con la conferenza di Berlino. Lucia, abbiamo ancora dei messaggi dei nostri spettatori. Abbiamo diversi messaggi da parte
parte di coloro che stanno seguendo la nostra diretta sulla pagina Facebook e Benestresso Channel trattino TG Reporter, ma anche sul nostro canale YouTube che è Etna Espresso Channel. Tanti stanno testimoniando la loro vicinanza attraverso la nostra diretta, così come abbiamo visto poco fa dalle immagini dell'apertura della cappella, un momento questo tanto seguito dai nostri utenti che si trovano lontano e che abbiamo avuto un picco di visitatori. Ma andiamo a fare ancora una messaggio da parte di coloro che ci stanno seguendo e che ci scrivono dei semplici messaggi di augurio oppure rivolgono per lo più una preghiera a San Sebastiano. Maria Rita Felice ci segue da Cecina, mentre Fabio Sorbello invece ci segue da Parma. Venera Scandura invece rivolge gli auguri a tutti coloro che portano il nome Sebastiano, auguri ai quali ci uniamo anche noi. Marina Reitano si trova da 3 anni lontana dalla sua amata città, da Cireale e da Te San Sebastiano, come scrive nel suo post. Grazie alla vostra diretta, scrive, riesco comunque a sentirmi a casa. Valeria Arcidiacono in questo momento si trova a Roma e quest'anno non le è stato possibile ritornare a casa nella sua amata terra, ma attraverso la nostra diretta si sente vicina con il cuore a San Sebastiano. C'è chi attraverso la nostra pagina Facebook rivolge una preghiera al glorioso guerriero, come Gabriella Poti, che scrive: San Sebastiano, proteggi la mia famiglia, soprattutto i miei figli e il mio nipotino, ti prego, guarisci il nostro piccolo amico Gabriele. E poi un saluto anche a Sergi Rosso che ci sta seguendo sulla nostra pagina Facebook. Antonio Anelli invece si trova a Napoli e scrive: grazie a voi, sono lì, viva il comandante. E poi c'è chi ci segue dall'Agrigentino, come Gerola Carbona, che saluta i colleghi della polizia locale. E ancora da Grosseto ci segue Sebastiano Greco, e Vera Calabrette invece rivolge una preghiera a San Sebastiano a protezione della sua famiglia e ai suoi nipotini di 4 anni, Mattia e Luce. E poi Santo e Rosario Piazza ci stanno seguendo in questo momento da Chicago, dove a Santo rivolge una preghiera di protezione alla famiglia e anche ai figli di Grazie Lucia. Don Sebastiano, la via dell'incontro ha bisogno di coraggio. Eh sì, siamo sempre in cammino e in questo cammino, in questa strada, abbiamo l'opportunità di fare tanti incontri, ma bisogna anche vedere la qualità di questi incontri. Allora il coraggio ci vuole, il coraggio di portare la propria parola, la propria testimonianza, coraggio di portare una buona parola sempre, dovunque, è importante, oggi più che mai, lo accennava anche prima Don Orazio Barbarino, bisogna essere positivi oggi più che mai, perché in un mondo spento noi dobbiamo portare una luce, la luce della nostra fede, la luce della nostra testimonianza. Enzo, coscienza e comportamento sociale e politico di Sebastiano, nella dialettica cultura imperiale e modello cristiano. Sì, e c'è questo aspetto, caro Antonio, che non è stato molto approfondito. Sebastiano non è solo un santo cristiano, è un cittadino responsabile del suo tempo. Basti pensare che in quel periodo l'imperatore non era affatto né romano né dell'impero occidentale, faceva parte addirittura, era croato, era nato in Croazia. In quel momento a Roma c'era un'autentica anarchia. Il povero imperatore Diocleziano non sapeva come fare a rimettere in moto l'impero, così come oggi noi siamo confusi su cosa fare dell'Occidente nelle battaglie al Medio Oriente, la conferenza di Berlino. Bene, Sebastiano che cosa ha fatto? Ha detto: ragazzi, poche chiacchiere, dice all'imperatore, l'impero non si riforma, caro Antonio, con le guerre, con i trattati internazionali, ma si riforma rispettando il pensiero delle persone, creando una società di cives romani,
di persone. Ecco perché io dico la consapevolezza del pensiero cristiano è creativa, ma è anche battaglia e può portare anche alla morte. Quindi io penso che oggi ogni accese deve essere orgoglioso di avere un santo che ha una grande personalità morale e che non è un martire dell'imperatore, ma è un martire dell'ignominia umana e delle ingiustizie sociali. Don Sebastiano, tanti sono i martiri, dicevamo, e gli eroi inconsapevoli che quotidianamente nella famiglia, nel lavoro e nella società in genere vivono la loro vita ordinaria. Sì, c'è un martirio della quotidianità, della vita di ogni giorno, di chi si sacrifica nella famiglia, nel lavoro, nei luoghi pubblici, a servizio di tutti. Allora, questo martirio quotidiano, questa testimonianza di donazione totale attraverso segni semplici ma importanti ci deve aiutare a dare sempre del nostro meglio. E poi c'è quella dimensione del martirio del dare la vita, ecco, lì abbiamo ancora oggi tante testimonianze che ci giungono da ogni parte del mondo. Allora bisogna essere forti, bisogna avere coraggio, come dicevamo prima, perché non è sempre facile affrontare tutte le avversità, ma così, sull'esempio di San Sebastiano che aveva Cristo nel cuore, possiamo anche dare del nostro meglio. Enzo, la coscienza e il comportamento sociale e politico di oggi, come reagirebbe oggi San Sebastiano alle vicissitudini della nostra politica? Guarda, San Sebastiano oggi è attualissimo e reagirebbe esattamente come ha agito nel suo tempo, quando aveva 30 anni. In che modo? Non facendo compromessi. Caro Antonio, non puoi fare compromessi quando hai 1.126.000 persone immigrate in Turchia che vengono trattate come animali. Non puoi fare compromessi quando hai una Libia dove bisogna visitarli, io l'ho visitato, i campi dove vengono raccolti questi immigrati, fanno concorrenza ai lager nazisti. Allora Sebastiano non può rimanere indifferente quando i nostri giovani di Acireale devono andare via e non sanno cosa fare, quando vanno in una scuola che non insegna nulla. Allora, come dice Sebastiano, bisogna rivoluzionare il sistema. Non chiedere al politico di turno cosa fare, non chiedere all'imperatore o al cittadino, compreso il sindaco, ma sporcarsi le mani, scendere in campo e lottare, se necessario, perché no, il martirio, almeno quello psicologico. Soprattutto la prima cosa da fare è abolire il clientelismo e ritornare a essere leader in Acireale. Noi ringraziamo Don Sebastiano Leotta per essere stato qui con noi, ringraziamo anche il dottor Enzo Coniglio e adesso abbiamo un servizio sul dossello che viene montato ogni anno in occasione della festa di San Sebastiano sull'altare maggiore. Poi qualche istante di pubblicità e torneremo ancora in studio. In occasione di importanti celebrazioni, l'altare maggiore della Basilica di San Sebastiano si dota di un elemento artistico di notevole rilevanza, il dossello, una sorta di baldacchino che urna l'altare maggiore. Non sono semplici le operazioni che vengono effettuate per la posa di questo dossello, alto 9 metri con un tetto di quasi 5 metri per 2 metri e mezzo. Ci vogliono tante mani per trasportarlo dal locale dove è custodito all'altare e poi per issarlo sullo stesso altare.
dell'opera, eseguita nel 1904, come si legge in due ricami presenti nella stoffa, è stata disegnata dal pittore zafferanese Giuseppe Sciuti, che scelse personalmente il velluto, e richiamata dalle signore Concetta Maugeri e Angela Messina Leotta. L'opera di ricamo è stata realizzata a seguito di un pubblico concorso, mentre il velluto è stato acquistato in una merceria di Firenze. Il lavoro meticoloso di ricamo è durato 5 anni, con l'utilizzo di molti filamenti color oro, soprattutto usati per i numerosi addobbi floreali cuciti sulla stoffa. Del tossello, denominato anche cielo o cappello, si trova al centro una colomba in argento dalla quale partono dei raggi di luce dorati. Ai lati della parte superiore sono state ricamate 4 allegorie della fede e nelle cornici si trovano numerose teste di angeli alati. Nello schienale, esattamente nelle fasce laterali, sono collocati 4 profeti maggiori del Vecchio Testamento: Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, e 4 evangelisti: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Nella parte centrale sono presenti 5 grandi angeli. I 2 più in basso reggono delle frecce, una lancia e l'elmo di San Sebastiano, mentre si sollevano in cielo con sotto un paesaggio campestre. I 3 angeli più in alto hanno tra le mani ramoscelli di ulivo e sorreggono uno scudo che sembra un libro, con impressi un angelo e una pigna, simbolo di resistenza, di sopravvivenza, di rinnovamento, di rinascita, di eternità e di immortalità. Negli anni 90 il Dossello è stato oggetto di un accurato restauro ad opera dell'artigiano acese Camillo Tarda, che ha ricucito molte parti danneggiate e ha risistemato la struttura che lo regge. Il Dossello viene montato anche nel periodo natalizio e rimane sull'altare maggiore fino alla festa di San Sebastiano. La statua cinquecentesca di San Sebastiano nel giorno dell'ottava viene traslata sull'altare maggiore in mezzo a questo artistico Dossello. Dorelan Beda Cireale, esclusivista materassi Dorelan, ti invita a provare l'intera gamma di letti, materassi, reti e guanciali. I nostri consulenti ti guideranno nella scelta più adatta a te. Affrettati! In Viale Regina Margherita 6668 a Cireale. Per info 095 764 98 16. Vieni a scoprire i nostri saldi fino al 29 febbraio. Le bontà della carne porta in tavola l'eccellenza alimentare. Macelleria, salumi artigianali, aperimite e griller a domicilio per feste e ricorrenze. Le bontà della carne è ad Acireale, in Corso Italia 61. Prenota allo 095 764 89 63 e seguici su Facebook e Instagram. Hai bisogno di un'auto di qualsiasi cilindrata o di un furgone? Miami, da noi tutto è più facile. Noleggiamo, senza carta di credito, senza cauzione e a chilometri illimitati. Miami, vieni a trovarci nella nuova sede di Via Vittorio Emanuele 41 a Cireale. Telefono 349 65 26 826. C
Cereria Gambino, una tradizione dal 1795. La Cereria Gambino propone una vasta gamma di cera, candele e ceroni liturgici. Inoltre è possibile trovare candele artistiche, candele galleggianti, candelotti di varie misure e bicchieri con cera profumata. Cereria Gambino, via Cefalù 26 a Cireale. Ariosto Tolettatura Spa e Pet Shop. Servizio spa con idromassaggio, relax, cromoterapia e aromaterapia. Tolettatura con i migliori prodotti, tra cui Yup, Aries, Special One e Charm Record. Servizio a domicilio express. Ariosto Tolettatura e Spa e Pet Shop. Personale qualificato al vostro servizio da più di 20 anni. Via Marchese di San Giuliano 80 a Cireale. Telefono 095 60 55 85 o 347 95 23 105. Sciacca Medical Clinic della dottoressa Marzia Sciacca. Trattamenti di medicina estetica e nutrizione, dermatologia, ecografie, endocrinologia. Sciacca Medical Clinic. Cordialità ed efficienza nella gestione del paziente. Alta specializzazione e professionalità in campo medico e sanitario. Prenota un appuntamento allo 095 28 81 630 o al 377 35 96 989. O vieni a trovarci in via Ingegnere Scalia 52 a Cireale. In un caratteristico vecchio palmento del 1900, elegantemente arredato, le Cantine di Loreto. Il posto esclusivo dove gustare una buona pizza con ingredienti di qualità su farine selezionate o ottimi piatti della cucina siciliana. Antipasti caratteristici, primi e secondi esclusivissimi per gusto. Le Cantine di Loreto è ottimo per banchetti di ogni genere. Compleanni, prime comunioni, cresime, lauree, battesimi. Chiedeteci un preventivo senza impegni. Formuleremo insieme il miglior menù per i vostri ospiti. Le Cantine di Loreto, ad Acireale in via Loreto Balatelle 258. Per info o prenotazioni 335 187 16 82. I piaceri della tavola. La Dolce Vita, comunità alloggio per anziani. Grandi ambienti con tutti i comfort nel centro della città. Parrucchiere, barbiere, estetista, oltre a supporti medici specifici, assistenza sociale, neurologo, psicologo, psichiatra, cardiologo, fisioterapista. La Dolce Vita è aperta tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, con medico in struttura, servizio ambulanza, prelievi clinici in sede. Il personale amministrativo si occupa del disbrigo pratiche per l'ottenimento della pensione di invalidità o di accompagnamento, assistendo direttamente gli ospiti in tutte le visite da effettuare. Valuta l'accoglienza anche con reddito o pensione minima e le pratiche medico-legali. La Dolce Vita, ad Acireale, in Corso Italia 84, telefono 095 52 50 20. E torniamo in studio con la diretta della festa di San Sebastiano. E qui con noi anche Don Giuseppe Pavone, parroco di Pozzillo. Buongiorno a tutti. E anche Giovanni Saitta, membro del comitato dei festeggiamenti di San Sebastiano. Buongiorno. Giovanni, dicevamo oggi una giornata all'insegna della pioggia, ma ancora una decisione non è stata presa ufficialmente per quanto riguarda la continuazione della festa di quest'oggi. Sì, purtroppo questa mattina il tempo non è bello, quindi siamo in fase di valutare il giorno esatto per appunto continuare i festeggiamenti. Ancora è tutto in stand-by, siamo in fase di valutazione. Sì, a breve ci sarà anche una riunione, sappiamo. Sì, tra sempre in giornata, a breve, il capitolo dei canonici, insieme al comitato e alle forze dell'ordine, si farà una riunione appunto per capire il giorno utile per continuare i festeggiamenti. Don Giuseppe, Sebastiano è un martire che ci insegna a vivere una vita giusta attraverso la fede. Sì, certamente. Il termine giusto, il termine giustizia indica proprio il vivere la vita in maniera piena. La giustizia non è semplicemente avere dei diritti nei confronti dell'altro, no? La giustizia, soprattutto la giustizia che ci viene dal Vangelo, dall'insegnamento di Gesù, è l'essere capace di donare per amore dell'altro e di saper riempire il cuore dell'altro con il bene, con la carità, con la gentilezza e con la tenerezza. E dunque vivere una vita di giustizia significa vivere tutti questi ideali con il cuore rivolto proprio al prossimo e al bene del prossimo.
Sebastiano ci insegna a vivere una vita giusta nella misura in cui la nostra vita viene vissuta così come lui l'ha vissuta, all'insegna dell'insegnamento del Vangelo, donando la propria vita per Cristo e per i fratelli. È un'esperienza che trasforma l'esistenza dell'uomo, no? Come Sebastiano, tanti altri santi lungo tutta la storia della Chiesa, proprio vivendo questo ideale di giustizia evangelica, hanno trasformato la loro esistenza donandola per gli altri e facendo grandi opere. E oggi anche noi siamo chiamati a vivere questo. La giustizia è proprio quella rivoluzione dell'amore che ci chiede tanto Papa Francesco. Don Giuseppe, ricordiamo che lei ora fa parte del nuovo capitolo dei canonici della Basilica di San Sebastiano. Anche questo è stato un momento molto importante ieri. Sì, ieri sera durante la messa delle 19, insieme con altri due confratelli sacerdoti, Don Mario Camera, parroco di Stazze Scillichenti, e Don Roberto Fucile, parroco di Santa Maria delle Grazie, siamo stati investiti di questo incarico di canonici del capitolo della Collegiata di San Sebastiano. È un duplice, ha un duplice significato questo incarico, del quale dobbiamo ringraziare il Vescovo, il Decano della Basilica e poi tutto il Collegio. Un duplice significato che va innanzitutto come servizio alla Basilica, alla celebrazione dei festeggiamenti in onore del Santo e a tutta la città, perché sappiamo che la festa di San Sebastiano proprio coinvolge tutta la città, è un'esperienza di popolo. E il secondo motivo è l'attenzione alle nostre comunità, sono delle frazioni, io sono parroco di Pozzillo, delle frazioni a mare che vivono l'esperienza della devozione a San Sebastiano, e dunque questa attenzione nei confronti di queste comunità che non sono semplicemente periferia ma che sono cuore pulsante come la città della nostra comunità acese. Giovanni, nella devozione dei santi si scorgono i tratti della cultura di un popolo. Sì, sicuramente Aci Reale è particolarmente legata a San Sebastiano. È una festa ormai da mezzo secolo, appunto, che viene celebrata la festa di San Sebastiano qui ad Aci Reale, e c'è un legame storico importante soprattutto con i giovani. Infatti San Sebastiano, il santo guerriero, il capitano cosiddetto, appunto soprattutto di noi giovani. Prova è che ad esempio nel comitato della Basilica la maggior parte dei membri da sempre è composto da ragazzi, da giovani. E questo è bello perché comunque è un esempio anche per altri ragazzi, per altri giovani, che comunque tutto nasce dall'esempio principale che noi abbiamo su San Sebastiano. Lucia, ancora messaggi dai nostri telespettatori e tanti contatti sulle pagine Facebook. Tanti contatti sulla nostra pagina Facebook Espresso Channel trattino TG Reporter, così come tanti stanno condividendo la nostra diretta in attesa insomma di seguire un altro momento importante relativo alla festa di San Sebastiano, ma così come tanti sono coloro i quali ci scrivono al 349-850-8509. Poco fa si era fatto riferimento ad un momento intimo, ad un momento di condivisione, ad un momento in cui si pensa agli altri, ci si sente comunità, ed infatti questi sono i messaggi che vengono posti in evidenza in quelli che sono i messaggi sul nostro contatto Facebook, dove scrivono: viva San Sebastiano, una preghiera per tutti gli ammalati e per mio figlio Umberto. C'è anche chi rivolge una preghiera in generale alla città, pensando anche ai giovani e ai diversamente abili. E poi c'è chi ci scrive dalla Svizzera dicendoci: San Sebastiano, sono lontana fisicamente ma sempre vicina, con il cuore proteggi tutti i miei cari, sempre con tutto il cuore, viva San Sebastiano. Ci salutano anche Anna e Filippo Battiato, che stanno seguendo in questo momento la diretta, e rivolgono una preghiera al glorioso martire per la famiglia. Giulia poi rivolge un saluto alla famiglia, a tutti coloro che portano questo nome,
come al contempo si augura un miglioramento delle condizioni meteo. Ed ancora scrivono: San Sebastiano, proteggi tutti i bambini del mondo, tutte le persone malate, proteggi i miei bimbi, sei meraviglioso Rizzareggio, Acireale ti ama. Continuate dunque a scriverci e a seguirci, e in tanti anche ci state chiedendo se il santo esce o no. Siamo insomma in attesa anche noi di avere una risposta, dato che poco fa si faceva riferimento ad un incontro in programma tra circa mezz'ora. Don Giuseppe, San Sebastiano, il martire che non rinnega la fede e ispira fiducia soprattutto ai giovani. Il martire che non rinnega la fede, perché la fede fa parte della sua vita, è una parte essenziale della sua vita, e perché la fede è quella bussola che permette a San Sebastiano di prendere le decisioni forti che muovono tutta la sua esistenza. La fede che dà a Sebastiano un orizzonte nuovo, l'orizzonte della vita eterna. Io perdo la vita, io dono la mia vita non perché la mia vita vada a finire nell'oblio, ma perché la mia vita è nelle mani del Padre, che come ha risuscitato il Figlio Gesù, così risusciterà anche noi. E questo, il pensiero e il movimento del cuore di Sebastiano. La fede per gli uomini di ogni tempo, per coloro che la vivono, non è semplicemente un insieme di riti o qualcosa da versare alla divinità, quanto piuttosto l'incontro con una persona, l'incontro con colui che è il vivente, Gesù Cristo. Ogni qualvolta noi riceviamo la Santa Comunione, riceviamo Gesù vivo, vero, risorto. E questo incontro trasforma la vita, come trasforma la vita l'incontro con ogni innamorato, no? Così la fede è capace di smuovere veramente le montagne. Gesù dice: se aveste fede quando un granellino di senape, sareste capaci di fare cose grandiose. E le cose grandiose realmente si fanno, perché nella misura in cui la fede abita il nostro cuore, siamo capaci veramente di donare la nostra vita e di avere la certezza che la nostra vita è eterna, perché è in Dio. Giovanni, il Comitato dei Festeggiamenti prepara già da molti mesi la festa di San Sebastiano. Sì, diciamo che si inizia a mettere le basi per programmare appunto la festa subito dopo metà agosto, diciamo, subito dopo Ferragosto. Si inizia a programmare quella che sarà la prossima festa. È un impegno chiaramente importante per noi membri del comitato, perché comunque... Ma quanto è composto il comitato? Allora, siamo 18 membri quest'anno. Bene, tutti i ragazzi? La maggior parte sì. Qualcuno sì. Un po' più grande, diciamo, rispetto alla media, però prevalentemente tutti i ragazzi. E avete dei compiti precisi, no? Chiaramente siamo divisi in sottogruppi, diciamo così, e ogni sottogruppo ha diversi compiti che appunto deve coordinare, allora, e seguire. Io approfitto per ringraziarti, perché uno dei tuoi compiti nel Comitato dei Festeggiamenti di San Sebastiano è quello di coordinare e di aiutarmi anche nella realizzazione di questa diretta. Grazie. Grazie a te Antonio, grazie a voi che ogni anno offrite questo servizio. Don Giuseppe, a volte sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non ne abbiamo il coraggio, lo diceva Papa Francesco. Perché non abbiamo questo coraggio oggi? Ma perché tante volte le scelte che sappiamo essere giuste sono delle scelte che ci chiedono di metterci in discussione, no? Nelle nostre abitudini, nei nostri modi di fare, a volte anche nei nostri modi di pensare, che acquistiamo con il tempo proprio per crearci quel quieto vivere che ci permette di non disturbare nessuno e di non essere disturbati. L'insegnamento che ci viene da Sebastiano è proprio quello che è la verità, è il seguire la verità, è il seguire il Vangelo che ci permette di non acquietarci nelle nostre sicurezze, ma di essere capaci di, così come dice il Vangelo, lasciare tutto per seguire Gesù. E l'esempio di Sebastiano, che ancora una volta ci viene in aiuto, proprio per muovere la nostra vita, muovere il nostro cuore. Il nostro santo, nella festa del nostro santo,
tante volte sono importanti quell'esperienza anche fisica della corsa, no? La corsa esprime proprio questo movimento, il non voler rimanere fermi, il desiderio di cercare e quella forza del cuore, quell'entusiasmo del cuore che permette di muoversi al di là delle proprie forze anche con la stanchezza. Ecco, è proprio questo quello che dobbiamo cercare, mai adagiarci. Il Papa dice ai giovani: non siate giovani da divano. Questa immagine è molto chiara, molto plastica, non siate giovani da divano, ma correte così come è nell'età, ma così come soprattutto corre chi ha il cuore pieno di gioia. Adesso qualche istante di pubblicità, noi torniamo tra poco con la diretta della festa di San Sebastiano. Osteria con pizza, quattro archi. Tradizioni e identità culturali si fondono con il rispetto dell'ambiente. Ai quattro archi è di casa la filosofia Slow Food, dove le materie prime locali sono in linea con le stagioni e il territorio. Ai quattro archi, a Milo, in via Francesco Crispi 9, telefono 095 95 55 66. Grazie all'alta preparazione dei nostri professionisti specializzati e alle tecniche innovative, lo studio di fisioterapia e riabilitazione Precors dei dottori Pricoco e Corsaro cura il recupero totale delle funzionalità e del benessere fisico del tuo corpo. Le strutture dispongono di una palestra di riabilitazione e potenziamento funzionale e posturale. Gli strumenti utilizzati: la Tecar terapia, laser terapia, ultrasuoni, onde d'urto e strumenti per il raggiungimento di benefici per i dolori articolari, osteoarticolari, lombari, dolori cervicali e post-traumatici. Studio di fisioterapia e riabilitazione Precors, via Kennedy 54 a Cireale, telefono 379 11 65 702. GS Caffè, il piacere di un buon momento di pausa, per un'ottima colazione, uno spuntino, un dolce. GS Caffè, ora, è nei nuovi locali di via Riccardo Wagner 18 a Cireale. Tutti i giorni, pregiata produzione di pasticceria con lavorazione artigianale diretta, gustosissima tavola calda, ottima gelateria. GS Caffè, da 25 anni, solo il meglio, anche con servizio catering per qualsiasi momento da festeggiare. GS Caffè, per info 095 60 45 16. Pizzeria Bella. La storia continua. Con la stessa maestria nella lavorazione della pasta, la selezione degli ingredienti sempre genuini e la cottura nel forno a pietra, la Pizzeria Bella di Carmelo Bella continua ad offrire ad Acireale il piacere della pizza. Solo alla Pizzeria Bella, specialità pizza spezzettata. Pizzeria Bella, via Vittorio Emanuele 217, Acireale. Pizzeria Bella, una lunga tradizione di famiglia. Tony e Luca Conciature nel centro storico di Acireale, tra il barocco e i campanili. Ad accoglierti un ambiente confortevole fatto di stile e cura dei particolari. Vieni a trovarci o prenota online il tuo appuntamento su www.tonieluca.com. Tony e Luca Conciature, via Marchese di San Giuliano numero 78.
Leo Frutta, da oltre 30 anni nel settore ortofrutticolo, offre una vasta gamma di prodotti delle migliori marche disponibili nei migliori punti vendita della vostra zona. Se chiedi al tuo rivenditore di fiducia i prodotti a marchio Leo Frutta, le mele con il bollino Melody, i Puma da Zupippino. Ci trovate presso il MAS, Mercato Agroalimentare, Box 5657, Catania. Noleggia con brio. Felici di scegliere l'auto, la moto, il furgone. Senza carta di credito, nessuna cauzione, chilometraggio illimitato. Auto noleggio brio. Massima garanzia sui mezzi sempre controllati e ricondizionati. Auto, moto, furgoni, pulmini 9 posti. Via Salvatore Vigo 173 a Cireale. Per info 095 286 56 39. Noleggio auto giornaliero da 35 euro. Della festa di San Sebastiano, sempre qui con noi Don Giuseppe Pavone e Giovanni Saitta. Don Giuseppe, il martire è un testimone di una fede che può essere religiosa, ideologica o comunque di un legame con qualcuno o qualcosa che già esiste o è esistito e che sostanzia la sua vita fino anche alle estreme conseguenze. Ma fondamentalmente il martire nella tradizione cristiana è testimone di Gesù. Ed è testimone di Gesù nella misura in cui attraverso il martirio diventa immagine perfetta della parola e dell'insegnamento di Gesù. Il martire dona la vita non perché è un eroe o perché ha delle forze straordinarie. Il martire dona la vita perché Gesù ha donato la vita. Il martire dona la vita perché Gesù è risorto. Il martire dona la vita perché è l'esperienza del martire è l'esperienza di colui che per primo ha sperimentato l'amore di Dio e ha la certezza della vita eterna. Non è una figura quasi mitologica, no? Di uomo che dà la vita perché deve portare avanti degli ideali o deve portare avanti delle idee politiche. Ma il martire ha come unico, e proprio perché è cristiano, proprio perché uomo vive l'esperienza della paura, vive l'esperienza del travaglio, della fede, vive l'esperienza del male che riceve, ma lo può fare solo perché la sua fede in Gesù è totale. Quelle parole che Gesù pronuncia dalla croce, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, proprio in quest'atto di consegna totale, sono le parole del martire che conclude la sua esistenza terrena nella certezza della vita che riceve da Cristo. Giovanni, ricordiamo quali sarebbero stati gli appuntamenti della giornata che comunque possiamo dire proseguiranno nel giorno che sarà assegnato per la continuazione della festa di San Sebastiano. Sì, rispettando la scaletta del programma, alle 11 ci sarà l'uscita del simulacro di San Sebastiano. Quindi possiamo dire che oggi non ci sarà oggi l'uscita, ma quando riprenderà la festa? La festa si ripartirà appunto direttamente dalle 11 con l'uscita. Esatto, esatto. E poi? Per poi continuare e rispettare la scaletta ordinaria del programma. Sì, vogliamo ricordare le tappe importanti sì. Del giro? Chiaramente la salita di San Biagio, uno dei momenti salienti della festa, della processione. Alle 15.30 la conclusione del mezzogiro per Piazza Marconi. Dopodiché diciamo, un altro appuntamento importante è quello della stazione. Appunto arrivo alla stazione. Per poi così continuare appunto per il classico giro, per la classica processione che ogni anno si fa. Tra diciamo, le date nel programma dove ci sono appunto alcuni eventi, mi piace sottolineare quello del 25 gennaio che ci sarà un pellegrinaggio delle reliquie di San Sebastiano presso la parrocchia, il quartiere di Santa Maria delle Grazie. Ammesso che la festa non venga spostata a sabato 25 gennaio ed eventualmente questo appuntamento salterà. Slitterà sicuramente. Sì. Poi domenica 26 gennaio la giornata dei bambini e della carità.
che comunque il santo sarà chiaramente esposto. Poi bisogna capire appunto il giorno esatto in cui ci sarà la processione. Allora, Don Giuseppe, dalle manifestazioni di devozione nel giorno della festa all'impegno di fede nella quotidianità. Certo, poco fa si diceva che una festa dice l'identità di un popolo, no? La festa è l'evento straordinario, poi bisogna calare tutto quello che è il messaggio della festa, della fede, della figura di San Sebastiano nella vita ordinaria, altrimenti veramente diventa semplicemente una giornata di fuga, no? Da quelle che sono le preoccupazioni di ogni giorno. Quando invece la festa è proprio il momento per ricaricarsi, per poter vivere poi l'esperienza quotidiana con il cuore rinnovato. Noi ringraziamo il canonico Don Giuseppe Pavone, ringraziamo anche Giovanni Saitta di essere stato qui con noi. Adesso la regia ci mostrerà un servizio sul tesoro di San Sebastiano, poi qualche minuto di pubblicità e ancora in diretta con la festa di San Sebastiano di Acireale. I manufatti custoditi nel Museo di San Sebastiano sono una testimonianza della religiosità popolare, sono la dimostrazione della grande devozione degli accesi per il santo compatrono. Il tesoro di San Sebastiano è formato da oggetti donati al santo dalla pietà popolare per grazia ricevuta e di altri preziosi che compongono il patrimonio artistico-culturale legato al martire trafitto dalle frecce. Si tratta di gioielli, suppellettili, reliquiari e oggetti vari esposti nella prima sala del museo situato nei locali della Basilica. Le opere più preziose custodite sono i due bracci reliquari in argento che durante la processione del 20 gennaio sono sistemati sul fercolo. Uno è del 1593, l'altro del 1652 e custodiscono reliquie di San Sebastiano. Di notevole valore artistico sono le due corone. La più antica è del 1819, mentre del 1990 quella realizzata tutta in oro. Nel museo è conservata una copia della statua di San Sebastiano realizzata nel 1933 in Puglia. Ancora il museo ospita due reliquiari gemelli in legno recentemente restaurati che sono esposti da istituti e parrocchie nei giorni antecedenti alla festa. Ex voto classici sono in mostra all'interno di una piccola teca. Si tratta di cuori in argento con le iniziali G.R. grazia ricevuta e delle frecce datate tra il 700 e l'800. Le frecce senza punta si trovano nella statua del martire, sostituite poi recentemente. Sono ancora parte del tesoro oggetti liturgici con i simboli iconografici di San Sebastiano. Un prezioso reliquiario in argento contiene le reliquie di San Sebastiano e San Fabiano che si venerano lo stesso giorno. In un'altra teca si trovano gli ex voto formati da gioielli. Si tratta di oggetti in uso personale come orecchini, collane, bracciali e anelli donati dal popolo e dai devoti al santo per la maggior parte a partire dall'Ottocento. Così sono dei bottoni di abiti nobiliari datati tra il 600 e il 700. Nella teca è presente anche un battipetto che nobildonne mettevano sopra la scollatura dell'abito della festa. Le opere di maggior valore è da notare una croce di Malta che contiene una reliquia del martire. La croce pettorale è posta sulla statua di San Sebastiano nei giorni della festa. A
Altro oggetto di grande valore artistico è la piccola medaglia donata da un cavaliere di Malta Cese appartenuto alla famiglia De Maria. Alcune miniature di scene cavalleresche fanno da contorno alla croce di Malta in campo azzurro. Sull'altro lato è rappresentato San Giovanni Battista, patrono dell'ordine. La preziosa opera è stata realizzata nel 600 dall'argentiere messinese Joseph Bruno. Infine, nel museo sono esposte le quattro fasce dove si trovano i gioielli più recenti donati a San Sebastiano. Le fasce sono poste sul fercolo durante la processione del 20 gennaio. Vodafone Acireale ti invita a venire in negozio a provare l'incredibile velocità della fibra Giga Network. Porta la tua fattura e ricevi subito un graditissimo omaggio. Vodafone, Corso Umberto 70, Acireale. Impreziosiamo i tesori del mare attraverso antiche ricette della cucina casalinga siciliana. Incognito, trattoria di specialità marinare, piatti tipici realizzati esclusivamente su pescato locale, oltre alla carrellata di antipasti, un'autentica sagra di assaggi sfiziosi dal mare. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo, a cena solo per eventi. Incognito, via Giovanni Verga 58 a Cireale. È gradita la prenotazione. Incognito offre con la stessa qualità e con il supporto di eleganti ville, sale per feste o anche a casa vostra, un esclusivo servizio catering caratterizzato anche dai sapori del mare. LLS Pittura e Designer di Luigi La Spina. Accurati lavori di tinteggiatura, opere in cartongesso e effetti decorativi per abitazioni, uffici, negozi e strutture pubbliche. LLS Pittura e Designer lo trovi su Facebook o al 389 346 8787. Preventivi gratuiti. Per vendere o comprare casa, scegli i servizi professionali con alti standard qualitativi, erogati dalle agenzie AZ Immobiliare, formate da un team esperto composto da agenti immobiliari, sempre aggiornati e preparati. Ci trovate ad Acireale, Belpasso, Catania, Mascolucia e Mister Bianco. Per info chiama il nostro numero verde 800 97 41 44 o visita il nostro sito www.azimmobiliare.it. Da 20 anni abbiamo il piacere e la soddisfazione di consegnarvi le chiavi di casa. AR Store è un salotto aperto a tutti gli appassionati di moda e creatività, dove ogni giorno è possibile trovare l'eccellenza nel settore. AR Store sceglie l'anima e la veste in un luogo dove ogni persona è protagonista della storia. AR Store, via Lombardia 43, Acireale. Ceramiche sanitarie, arredo bagno, rubinetterie e parquet. Se volete realizzare ambientazioni particolari e personalizzate, venite a visitare il nostro showroom. Consulenti tecnicamente validi e disponibili vi proporranno le giuste soluzioni per valorizzare al meglio gli spazi della vostra casa. Arcasa, ceramiche sanitarie, arredo bagno, rubinetterie e parquet. Via Giacomo Matteotti 55, circonvallazione, Viaci Sant'Antonio. Telefono 095 789 5278. Seguici su Facebook. Studio medico di riabilitazione del dottor Licciardello. Visite fisiatriche, analisi del cammino computerizzata, trattamenti fisioterapici con apparecchiature di ultima generazione, manipolazioni vertebrali. Studio medico di riabilitazione dottor Licciardello, Corso Sicilia 15, Acireale. Prenota la visita al 393 02 28 155. Trattoria Vico Proiette, tradizione siciliana e genio creativo, per soddisfare i palati più esigenti. Ambiente accogliente e tranquillo, interno ed esterno nel fresco giardino, adatti ad ospitare banchetti e ricevimenti per ogni tipo di festa. Ingredienti freschi e genuini, selezionati in armonia con la stagione e il pescato. Trattoria Vico Proiette, nel centro storico di Acireale, in via Daffnica 88, telefono 095 763 70 43 www.vicoproiette.it.
Dorelan Bed a Cireale, esclusivista materassi Dorelan, ti invita a provare l'intera gamma di letti, materassi, reti e guanciali. I nostri consulenti ti guideranno nella scelta più adatta a te. Affrettati! In Viale Regina Margherita 6668 a Cireale. Per info 095 764 98 16. Vieni a scoprire i nostri saldi fino al 29 febbraio. Le bontà della carne porta in tavola l'eccellenza alimentare. Macelleria, salumi artigianali, aperimite e griller a domicilio per feste e ricorrenze. Le bontà della carne è ad Acireale, in Corso Italia 61. Prenota allo 095 764 89 63 e seguici su Facebook e Instagram. Hai bisogno di un'auto di qualsiasi cilindrata o di un furgone? Miami, da noi tutto è più facile. Noleggiamo, senza carta di credito, senza cauzione e a chilometri illimitati. Miami, vieni a trovarci nella nuova sede di Via Vittorio Emanuele 41 a Cireale. Telefono 349 65 26 826. Cereria Gambino, una tradizione dal 1795. La Cereria Gambino propone una vasta gamma di cera, candele e ceroni liturgici. Inoltre è possibile trovare candele artistiche, candele galleggianti, candelotti di varie misure e bicchieri con cera profumata. Cereria Gambino, via Cefalù 26 a Cireale. Ariosto Tolettatura Spa e Pet Shop. Servizio spa con idromassaggio, relax, cromoterapia e aromaterapia. Tolettatura con i migliori prodotti, tra cui Yup, Aries, Special One e Charm Record. Servizio a domicilio express. Ariosto Tolettatura e Spa e Pet Shop. Personale qualificato al vostro servizio da più di 20 anni. Via Marchese di San Giuliano 80, Acireale. Telefono 095 60 55 85 o 347 95 23 105. Sciacca Medical Clinic della dottoressa Marzia Sciacca. Trattamenti di medicina estetica e nutrizione, dermatologia, ecografie, endocrinologia. Sciacca Medical Clinic. Cordialità ed efficienza nella gestione del paziente. Alta specializzazione e professionalità in campo medico e sanitario. Prenota un appuntamento allo 095 28 81 630 o al 377 35 96 989 o vieni a trovarci in via Ingegnere Scalia 52 a Cireale. In un caratteristico vecchio palmento del 1900, elegantemente arredato, le Cantine di Loreto. Il posto esclusivo dove gustare una buona pizza con ingredienti di qualità su farine selezionate o ottimi piatti della cucina siciliana. Antipasti caratteristici, primi e secondi esclusivissimi per gusto. Le Cantine di Loreto è ottimo per banchetti di ogni genere. Compleanni, prime comunioni, cresime, lauree, battesimi. Chiedeteci un preventivo senza impegni. Formuleremo insieme il miglior menù per i vostri ospiti. Le Cantine di Loreto, ad Acireale in via Loreto Balatelle 258. Per info o prenotazioni 335 187 16 82. I piaceri della tavola. La Dolce Vita, comunità alloggio per anziani. Grandi ambienti con tutti i comfort nel centro della città. Parrucchiere, barbiere, estetista, oltre a supporti medici specifici. Assistenza sociale, neurologo, psicologo, psichiatra, cardiologo, fisioterapista. La Dolce Vita è aperta tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, con medico in struttura, servizio ambulanza, prelievi clinici in sede. Il personale amministrativo si occupa del disbrigo pratiche per l'ottenimento della pensione di validità o di accompagnamento, assistendo direttamente gli ospiti in tutte le visite da effettuare. Valuta l'accoglienza anche con reddito o pensione minima e le pratiche medico-legali. La Dolce Vita, ad Acireale, in Corso Italia 84. Telefono 095 52 50 20. Torniamo in studio con la diretta della festa di San Sebastiano. Tanti telespettatori ci chiedono se San Sebastiano uscirà o meno.
Effettivamente adesso sembra che ci sia una schiarita, un pallido sole ha fatto capolino sulla città di Acireale, però ancora le decisioni devono essere prese. Queste sono le immagini in questo momento dalla sacrestia, è in corso una riunione per decidere il da farsi. Sono qui con noi Salvo Rapisarda, il membro del comitato dei festeggiamenti, e Don Mario Fresta, parroco della cattedrale. Bentrovati. Quindi rimaniamo in attesa di sapere notizie, caro Salvo. Sì, sì, noi adesso aspetteremo comunque l'esito della riunione della protezione civile, di tutti comunque i componenti della polizia municipale, comunque per cercare sempre di organizzare al meglio la nostra festa, sempre tenendo come punto di riferimento la sicurezza, perché è un punto importante per la riuscita dell'intera festa. Aspetteremo infatti a breve l'esito di questo incontro, penso che verrà comunicato al più presto prima dell'inizio della pontificale delle ore 9:30. Quindi aspettiamo le notizie. Quindi fra poco avremo una certezza. Anche sì. Perché le previsioni meteo sì. Parlano che fra una mezz'oretta dovrebbe. Sì, purtroppo per le 10 forse porta di nuovo un po' di pioggia. Dobbiamo sperare comunque in un po' di vento, quindi in una tramontana, sperando comunque che possa spingere il vento. Ricordiamo che ovest. Comunque a prescindere il pavimento bagnato ricordiamo che i devoti sono scalzi quindi certo. Impedisce un normale transito del ferro. Certo, è importante appunto che le strade siano asciutte, perché i devoti, come tu hai detto, sono a piedi scalzi, cioè sono, come tutti noi sappiamo, con degli strati di calze, e quindi è pericoloso per esempio nei momenti più importanti della festa, come l'uscita, oppure anche le altre corse che sono presenti durante l'arco della giornata, devono essere comunque applicate. È anche vero che il fercolo ha delle ruote in ferro. Sono bloccate, esatto. e quindi questo è davvero importante, che le strade siano asciutte, quindi sicuramente la festa sarà posticipata in settimana. Don Mario, questo giorno di festa è necessariamente conversione, cioè un vero andare verso Dio. Oggi la città di Acireale incontra San Sebastiano e la festa nasce dal desiderio di stare vicino al santo, di camminare con lui per le strade della città, di condividere la sua fede, la sua testimonianza, il suo amore verso i fratelli. E quindi far festa significa condividere questa gioia che accomuna tutta la città, tutti i fedeli. Inoltre diventa anche occasione di conversione, diventa occasione di mettere al centro Cristo Signore. Noi oggi veneriamo San Sebastiano come testimone, come martire, come colui che ha fatto una scelta nella sua vita, mettere Dio al centro. E quindi oggi San Sebastiano parla a ciascuno di noi e ci invita proprio alla conversione, ci invita a riscoprire, a vivere il nostro essere cristiani, il nostro essere battezzati. E quindi la festa è un momento forte della vita della comunità, diventa quasi un'oasi di pace nella frenesia della vita. E oggi proprio la città di Acireale si ferma per stare con il suo santo compadrono, per stare con lui e camminare lungo i sentieri della vita, lungo i sentieri della storia. Salvo, ieri si sono svolti i tradizionali riti della vigilia. Sì, la vigilia è un giorno tanto atteso dalla città e soprattutto ai devoti, perché rappresenta il culmine di questa lunga attesa che li porterà poi attraverso la meditazione della notte santa tra il 19 e il 20 all'apertura delle porte che custodiscono all'interno il simulacro di San Sebastiano. Nel corso della giornata, della vigilia, sono tanti gli appuntamenti che si alternano già da molti anni. Alle ore 19 quest'anno è stata celebrata una santa messa
da Don Vittorio e doveva essere celebrata da il parroco della Basilica di Santa Maria Novella in Firenze. Subito dopo la Santa Messa, un momento molto atteso, la benedizione degli abiti votivi, i quali verranno indossati dalle prime ore dell'alba. Già da stamattina. Già, infatti, quindi, da questa. Li abbiamo visti già vestiti. Erano infatti con questi abiti votivi, segno appunto della loro immensa devozione nei confronti di Sebastiano. Subito dopo, comunque, la benedizione degli abiti, come tutti noi sappiamo, più o meno per le 8:15 inizia la solenne processione delle reliquie di San Sebastiano. Un po' più tardi inizia infatti più o meno per le 8:30 così, sì. Dalla chiesa di Sant'Antonino di Padova fino in Basilica, e al rientro in chiesa il tradizionale canto dei primi vespri solenni capitolari. Ormai da qualche anno è divenuta una consuetudine la cantata in onore di San Sebastiano, scritta e composta dal maestro e sacerdote ascese Antonino Maugeri. La cantata è composta, cioè, è composta da tre atti, l'inno, la cantata e la cabaletta. Subito dopo, alle ore 22, un momento importante... Sì, la cantata è stata accompagnata anche dal corpo bandistico. Sì, dal corpo, sì. Grazie anche al corpo bandistico. Alle ore 22 poi vi è stata il suono delle tradizionali sette chiamate. Si tratta di un momento storico, perché come vuole la storia, la Basilica di San Sebastiano è stata voluta da sette confraternite. E queste sette confraternite si alternavano con dei turni di preghiera nella notte tra il 19 e il 20, gennaio. E queste sette chiamate rappresentano appunto la chiamata, cioè un rintocco di campana che invita le varie confraternite ad accingersi in basilica. Anticamente le sette chiamate si svolgevano una ogni ora, ma adesso con l'avvento dell'orologio si svolgono tutte alle ore 10. Quindi il momento proprio culmine è la vigilia e il suono di queste sette chiamate, e noi già da qualche anno abbiamo voluto reinserire diciamo questa notte santa di preghiera, perché è molto importante per ogni singolo, devoto, perché così possa entrare in contatto con la figura di Dio e attraverso l'intercessione di San Sebastiano possa riavere l'intercessione e la grazia del Signore. Lucia, quanti messaggi stanno arrivando e quanti telespettatori in questo momento ci stanno domandando se San Sebastiano uscirà o meno? Cresce costantemente il numero di utenti che in questo momento si sono collegati sulla nostra pagina Facebook Tenespresso Channel -TG Reporter, ma anche coloro che stanno seguendo la nostra diretta sul nostro canale YouTube, che ricordiamo è Etna Espresso Channel. In tanti ci stanno chiedendo se si hanno delle novità, siamo in attesa anche noi di avere delle novità, ma c'è anche chi lascia un messaggio, un commento, una preghiera, come sin da questa mattina, da quando abbiamo iniziato la nostra diretta alle 6:50 in punto, stanno lasciando sotto la nostra diretta Facebook oppure attraverso il nostro contatto WhatsApp, che è il 349 850 8509. Ne andiamo a leggere altri, come quello di Alfio Calì, che si trova a Torino per lavoro e da anni è impossibilitato a trovarsi lì per la grande festa di San Sebastiano, ma il mio cuore lì scrive con lui e con tutta la città di Acireale, ora e sempre, viva San Mastiano. Alessandro Longo scrive: intercede per noi, proteggi mia figlia Coralina. Sì, Lucia, forse abbiamo Don Vittorio che in questo momento farà una comunicazione, è qui in Basilica. Vogliamo ascoltare cosa dice. Giovedì 23, sempre alle ore 11, gli orari rimangono uguali come oggi. Giovedì 11 inizierà la processione. Via.
abbiamo percepito qualcosa, sembra che Sebastiano uscirà giovedì. Attendiamo conferme da questo punto di vista. Lucia, continuiamo con i messaggi dei nostri telespettatori, nel frattempo noi cerchiamo delle notizie. Sì, nel frattempo cerchiamo di avere insomma la conferma di quando esce o no San Sebastiano e proseguiamo con altri utenti che ci stanno seguendo in questo momento nel Cunese, precisamente da Fossano, come Bruno Grippaldi ed ancora da Milano Alessandro Longo, che scrive sempre al tuo fianco, mio capitano. Vittorio Frizzi rivolge un saluto alla famiglia e poi ci sono utenti che ci stanno seguendo dalla Germania, esattamente da Waldbach, come Josef Torrisi, e dalla Svizzera ogni anno ci manda un saluto anche Gabriele Franceschino, che ci ringrazia per questa diretta che da stamane abbiamo iniziato, relativa ai festeggiamenti di San Sebastiano. Un saluto anche a Davide Bonaccorso e così come a Tiziana, che scrive: non sarò lì ma sei nel mio cuore, grande capitano. E poi Loredana Freddoso, che scrive sempre nel mio cuore e in quello degli accesi. C'è chi rivolge anche una preghiera per i terremotati che non hanno più una casa, e Lucia Arcidiacono, che scrive: viva San Sebastiano, proteggi tutti e in modo particolare la mia famiglia, in quanto stiamo affrontando un periodo particolare, dacci la forza di rialzarci. Quindi Lucia, vogliamo ricordare ancora i nostri contatti? Ricordiamo che potete seguirci non solo sul canale digitale 115, dove vi invitiamo ad effettuare una risintonizzazione per poter ricevere il nostro segnale, ma per coloro che si trovano fuori dalla Sicilia, insomma in tutto il mondo, potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Etnespresso Channel -TG Reporter, oppure sul canale YouTube Etnespresso Channel. Grazie Lucia, è venuto qui a trovarci Don Vittorio Rocca per l'ufficialità dello spostamento della festa. Sì, abbiamo deciso di comune accordo con le forze dell'ordine giovedì 23, quindi il prossimo giovedì, e gli orari rimangono uguali, quindi l'uscita sarà sempre alle ore 11 con il percorso consolidato, quello che da programma. Purtroppo le condizioni meteo, adesso le strade sono tutte bagnate, le previsioni meteo non sono affatto incoraggianti, perché sono previste lungo il corso della giornata altri momenti di pioggia, e quindi tenete conto che tutti i devoti hanno i piedi scalzi, no? Non portano le scarpe, e quindi non è giusto. E poi anche per le condizioni stesse di sicurezza non si potrebbero fare le corse, quindi risulterebbe una festa davvero molto impoverita. Allora, proprio per questo motivo rimandiamo tutto a giovedì 23. Quindi ricordiamo come da programma tutti gli appuntamenti sono confermati. Sì. Ovviamente non ci sarà più la svelata è solo oggi, quindi alle 9:30 ci sarà una celebrazione eucaristica giovedì mattina, cui seguirà l'uscita del santo, e da lì in poi tutto come da prima. E allora noi a tal proposito ricordiamo che adesso tra breve trasmetteremo sempre in diretta il solenne pontificale, e poi riprenderemo la nostra diretta giovedì 23 con la trionfale uscita di San Sebastiano. Grazie Don Vittorio, adesso qualche istante di pubblicità e torniamo ancora in studio. È stata contestualmente ai lavori di restauro che sono avvenuti 10 anni or sono sul gruppo statuario di San Sebastiano, anche i monili, anche gli argenti che facevano parte di tutto il gruppo statuario sono stati restaurati. In maniera particolare, il pezzo forse più importante, più bello, è la croce che appunto sta sul petto di San Sebastiano. Scendiamo nel dettaglio per capire il lavoro che è stato fatto. Qui bene o male abbiamo ricostruito come più o meno si trovava la croce, come l'abbiamo trovata al momento in cui abbiamo iniziato i lavori di restauro.
i lavori che sono stati ovviamente seguiti dalla Soprintendenza Beni Culturali di Catania e sono stati eseguiti in maniera proprio pratica da Benedetto Gelardi per quanto riguarda gli ori e gli argenti, ma sotto la supervisione della professoressa Maria Concetta Di Natale, che è al momento la massima esperta europea nel campo delle arti decorative e arti applicate. Quindi, come vediamo, la Croce di Malta si trovava in effetti un po' confusa, perché erano stati applicati dei pezzi di argento saldati anche malamente sia nella parte inferiore sia nella parte superiore. Nella parte superiore per ospitare il medaglione, la medaglia in smalto di Josef Bruno, che è un capolavoro dell'oreficeria messinese del 600, e nella parte inferiore si trovava invece un pezzo di questo battipetto, di questo pendaglio a quattro elementi in oro e diamanti. Si trovava esattamente questo pezzo di qua, inserito qua sotto, e gli altri tre pezzi erano incastrati sempre all'interno della Croce di Malta, così come questi bottoni di abiti nobiliari, che sono seicenteschi e settecenteschi, erano anche quelli inseriti qui. Alla fine, a chiudere la parte bassa, pendeva questo reliquiano in filigrana d'argento del 700, mentre invece nella parte alta, diciamo, l'attaccatura al collo era garantita da questa collana in cristallo di rocca e rame. Ancora in diretta con la festa di San Sebastiano. Don Mario, la figura di San Sebastiano è il bisogno di autenticità e giustizia dell'uomo di oggi. Sebastiano è un cristiano, è un militare, è un uomo libero e mette in pratica quella bellissima espressione di Gesù: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Il suo essere militare non lo distoglie dalla sua fede, dal mettere in pratica i comandamenti del Signore. E da qui scaturisce l'attualità di questo martire, perché ci chiede di essere come lui testimoni nella nostra vita quotidiana, nel nostro impegno civile, di essere testimoni del Vangelo di Cristo, di andare anche controcorrente, se necessario, come ha fatto lui, pur di vivere fino in fondo la nostra appartenenza a Cristo, il nostro essere cristiani. Ringraziamo Don Mario Fresta di essere stato qui con noi e adesso con Salvo parliamo invece della brochure. Sì, come ogni anno noi del Comitato accingiamo a redigere questa brochure, all'interno della quale inseriamo articoli i momenti più importanti della festa. In particolare quest'anno abbiamo voluto inserire l'articolo Mezzo millennio di devozione a cura di Sarobella, in vista della solenne festa del 2021, in cui si andrà a celebrare l'approvazione della bolla vescovile del vescovo Faraone, avvenuta l'11 settembre del 1571. Si tratta di una bolla in cui si va ad autorizzare la festa di San Sebastiano, che già era presente all'interno della città, e però dopo il Concilio di Trento questa festa è stata, cioè, come tutte le feste in cui era presente una iconografia, doveva essere approvata, e quindi noi per questo il prossimo anno andremo a festeggiare questi 450 anni. La festa del prossimo anno andrà dal 16 gennaio al 22 gennaio del 2021 e poi ci sarà anche la festa estiva dal 20 agosto al 4 settembre. Grazie a Salvo Rapisarda, membro del Comitato dei Festeggiamenti, e qui con noi Don Calogero Frisenda, parroco di Santa Maria degli Angeli, di Santa Maria del Suffragio. Ben trovato, Don Calogero. Buongiorno. Don Calogero, imitare la fede di San Sebastiano alla luce del suo esempio, cosa significa essere cristiani oggi? Sicuramente, come diceva Don Mario poco fa, andare controcorrente, perché oggi il pensiero, la cultura del tempo ci vuole imporre tutt'altro.
vuole fare fuori Dio letteralmente, vuole in un certo senso relativizzare quei valori etici, cristiani, che fanno sì, ecco, che ciascuno di noi possa vivere, possa sforzarsi di vivere il Vangelo e dunque essere testimoni, ecco, di questa parola incarnata, così come lo è stato Sebastiano. Essere cristiani oggi significa avere quella fortezza, quella prontezza che ha saputo avere, che ha vissuto San Sebastiano. E allora cosa chiedere a San Sebastiano se non quello di riuscire ogni giorno nella nostra quotidianità, senza fare chissà quali grandi atti eroici, vivere il nostro battesimo, vivere veramente da figli di Dio. Mi viene sempre da pensare alla bellezza di chiamare Dio papà. E questo Dio che ci è padre, che ci è sempre vicino, che cammina con noi, vuole la nostra salvezza, salvezza che ci è stata donata nel suo figlio Gesù. E qui con noi anche il dottor Sebastiano Leonardi, presidente della Misericordia, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei, grazie per l'invito. Allora, dottor Leonardi, quest'anno c'è un anniversario importante per la Misericordia di Cireale. Sì, quest'anno ricorrono il quarantennale della Misericordia di Cireale, manifestazioni celebrative già si sono concluse, abbiamo svolto tutti questi incontri programmati e presso appunto per testimoniare la nostra fede presso la Basilica di San Sebastiano. San Sebastiano è il patrono delle Misericordie d'Italia e siamo particolarmente devoti e abbiamo voluto proprio in questa occasione riaffermare questo nostro sentimento, questa nostra vicinanza celebrando le manifestazioni presso la Basilica. Abbiamo avuto il piacere del Presidente Nazionale. C'è stata la presenza del Vescovo Monsignor Antonio Raspanti, del nostro assistente spirituale e siamo stati sempre strettamente collaborati dal decano della Basilica, Don Vittorio Rocca. Don Calogero, come si può vivere la propria fede in un tempo che sembra voglia relativizzare ogni valore? Bene, come dicevo poco fa, oggi si tende a mettere da parte i valori cristiani, quindi a mettere da parte Dio perché pensiamo di bastare a noi stessi. Però se guardiamo attentamente dentro di noi, se guardiamo attentamente dentro ogni giovane devoto, c'è in noi, c'è in loro quel seme di amore che Dio ha seminato in ciascuno di noi. E quindi cosa fare? Cercare di far rifiorire ciò che di bello c'è in ciascuno di loro, c'è in ciascuno di noi, per poter vivere la santità di vita alla quale siamo chiamati. Noi attraverso il battesimo siamo diventate nuove creature, siamo diventati figli di Dio e quindi siamo santi. Questa santità va rinvigorita, va fatta rifiorire ogni giorno, vivendo la nostra quotidianità. Io da indegno figlio di San Filippo Neri, perché oltre a essere parroco nelle due parrocchie, sono, permettetemi di dire, principalmente figlio di San Filippo Neri, perché ho fatto questa scelta vocazionale. Ecco, San Filippo Neri diceva che la santità sta in tre dita di spazio, cioè quella di mortificare il razionale e di abbandonarsi con piena fiducia a Dio. E poi sempre fermo, rimanendo nel concetto della fiducia, no? Il metodo preventivo di San Filippo Neri era quello di dare fiducia all'altro, di dare fiducia al giovane. Quindi penso che sia questo importante, dare fiducia ad ogni giovane, ad ogni ragazzo, perché da loro possiamo ricevere molto e loro sono il futuro della nostra storia. E allora con pazienza, con amore e con fiducia piena a loro, cerchiamo sempre attraverso la nostra testimonianza, così come ha fatto San Sebastiano, di indirizzarli per la via giusta, che è quella che ci dona
la vita vera, la vita piena, la vita piena di gioia, di amore che solamente Cristo ci può dare. È questo che San Sebastiano ha vissuto, è questo che ha testimoniato e ancora oggi continua a testimoniare. Dottor Leonardi, Sebastiano soccorreva i perseguitati, la misericordia oggi opera con gli stessi ideali di San Sebastiano. Certamente, San Sebastiano ha dato la sua vita per mantenere fede ai suoi ideali. E quello che noi chiediamo ai giovani, ai volontari della misericordia è una testimonianza di vita, cioè di impegnarsi quotidianamente in modo costante, duraturo, con una scelta di vita, cioè chiediamo che ci sia una competenza tecnica ma anche una competenza etica, che ci sia una passione civile di partecipazione alla vita cittadina, ma anche sia anche una passione spirituale. Cioè vogliamo che, desideriamo che ognuno di noi trasformi attraverso il volontariato la sua vita in modo che ci sia un tutt'uno di fare e anche di essere. Don Calogero, Sebastiano ha vissuto il Vangelo ogni giorno, senza compromessi, con il coraggio e l'autenticità. E chiaramente quello che ci siamo detti finora, la vita del cristiano, la vita di ogni battezzato deve essere vissuta ogni giorno alla luce del Vangelo e quindi avere lo sguardo proteso verso le cose del cielo, verso le cose di lassù. Ci dice San Paolo, se siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù, ma nello stesso tempo ecco, questa parola del Signore, questo Vangelo deve essere vissuto con autenticità, con credibilità e quindi donarci agli altri, darci agli altri, farci pane spezzato per gli altri. Sappiamo bene la vita di San Sebastiano, si è preso cura dei carcerati, dei condannati a morte, a rischio della sua stessa vita. E allora la vita da cristiano va vissuta in maniera autentica, seguendo il Vangelo, facendoci Vangelo vivente l'uno per l'altro. E dunque si può riassumere in una sola parola, che lo ritroviamo nel comandamento nuovo che il Signore ci ha lasciato come testamento spirituale, quello di amarci l'uno con l'altro, amarci come Lui ci ha amati. E Lui ci ha amati donandoci la vita, è questo che dobbiamo fare noi. Dobbiamo essere per l'altro un dono bello, sincero, autentico. Dobbiamo essere per l'altro benedizione, benedizione vivente. Ringraziamo Don Calogero Frisenda. Grazie a voi di essere stato qui con noi. Ringraziamo anche il dottor Sebastiano Leonardi, presidente della Misericordia di Acireale. Vuole aggiungere qualcosa, dottor Leonardi? No, volevo aggiungere che in occasione di questo quarantennale, è chiaro, vogliamo ringraziare la città, tutti i benefattori per il sostegno che nel corso di questi 40 anni ci hanno dato. Ringraziare anche tutti i volontari, senza di loro i volontari della misericordia, la misericordia non potrebbe assolutamente esistere, e ci siamo ripromessi di continuare in questo cammino che è difficile ma nello stesso tempo è anche esaltante, con il messaggio che vogliamo diffondere la speranza e rafforzare anche i sentimenti di solidarietà. Grazie, adesso qualche istante di pubblicità e torneremo con l'inizio del pontificale. Osteria con pizza, quattro archi. Tradizioni e identità culturali si fondono con il rispetto dell'ambiente. Ai quattro archi è di casa la filosofia Slow Food, dove le materie prime locali sono in linea con le stagioni e il territorio. Ai quattro archi, a Milo, in via Francesco Crispi 9, telefono 095 95 55 66. Grazie all'alta preparazione dei nostri professionisti specializzati e alle tecniche innovative, lo studio di fisioterapia e riabilitazione Precors dei dottori Pricoco e Corsaro cura il recupero totale delle funzionalità e del benessere fisico del tuo corpo. Le strutture dispongono di una palestra di riabilitazione e potenziamento funzionale e posturale. Gli strumenti utilizzati: la Tecar terapia, laser terapia, ultrasuoni, onde d'urto e strumenti per il raggiungimento di benefici per i dolori articolari, osteoarticolari, lombari, dolori cervicali e post-traumatici. Studio di fisioterapia e riabilitazione Precors, via Kennedy 54 a Cireale, telefono 379 11 65 702.
GS Caffè, il piacere di un buon momento di pausa, per un'ottima colazione, uno spuntino, un dolce. GS Caffè ora è nei nuovi locali di via Riccardo Wagner 18 a Cireale. Tutti i giorni pregiata produzione di pasticceria con lavorazione artigianale diretta, gustosissima tavola calda, ottima gelateria. GS Caffè, da 25 anni solo il meglio, anche con servizio catering per qualsiasi momento da festeggiare. GS Caffè, per info 095 60 45 16. Pizzeria Bella. La storia continua. Con la stessa maestria nella lavorazione della pasta, la selezione degli ingredienti sempre genuini e la cottura nel forno a pietra. La Pizzeria Bella di Carmelo Bella continua ad offrire a Daci Reale il piacere della pizza. Solo alla Pizzeria Bella, specialità pizza spezzettata. Pizzeria Bella. Via Vittorio Emanuele 217 a Cireale. Pizzeria Bella. Una lunga tradizione di famiglia.